Ciao ragazzi, benvenuti su Wolf in Studio, con me c'è Lanz. Ciao Lanz. Ciao Spe, ciao ragazzi. Allora, questa sera siamo venuti per una finale di una lega minore, lega che si chiama Dalli, una lega tutta italiana. Adesso vado, come sempre, a condividere il link dello streaming sui principali canali e poi cominciamo. Innanzitutto, vabbè, i team hanno dei nomi tipicamente italiani e questa sera ci diamo un po' alla pazza gioia, ma va bene così. Anzi, Non sai cosa esattamente faccio? politically Assolutamente correct. no. Caccio Però sul team roster, così eventualmente se vuoi cominciare già a parlarne, Lanze, partiamo dalle sì, Amazzoni e il partiamo coach dalle è Teo. Amazzoni. Esatto, coach Teo. E cosa possiamo vedere? Delle Amazzoni sicuramente ben skillate, almeno a livello di SPP sono abbastanza alte, vediamo comunque quasi 1.800 di team value, 1.790. 5 guard, che non è male, vediamo subito così a colpo d'occhio. Intanto ciao Masterpass, grazie per averci seguito anche stasera. Era lì che 5 ci guard. aspettava con le birre, io te lo dico, perché l'ho visto con gli Ah, alcolici. Con gli perfetto. alcolici, sì. 5 guard, niente male. 2 tackle che ora dovremo vedere per la squadra avversaria. Comunque è sempre utile avere almeno un paio a questi livelli di team rating. Un totale di 8 blodger, 9 blodger, no, 8 blodger. Quindi non male, non male. Si dice che l'ideale sarebbe ad arrivare ad avere tutta la squadra Blodger per le Amazzoni, ma comunque 8 su 13 non è niente male. Poi vediamo un attimo gli stat-up perché qui ce ne sono di importanti. Più uno in forza sul Blitzer numero 3 anti-Anara the Dancer, che quindi diventa un Blodger Guard con forza 4, molto molto importante per la fase di Bash, un catcher seriamente interessante con Blodge Catch, agilità 4 e movimento 7, ottimo. Bella lì. E Eh sì. con bella lì intendo proprio dire anche lei, no? Bella e brava. E Bella e brava. quindi ci sono poi altri due pezzi a movimento 7, meno dedicati sicuramente all'andare in touchdown, ma comunque con agilità 3 se la possono cavare anche loro. Due line woman, una semplice dodge movimento 7, l'altra blodge movimento 7 guard, quindi anche un ottimo supporto mobile. E l'ultimo startup interessante è una line woman con agilità 4, che potrebbe, con agilità 4 e blodge, che potrebbe essere usata facilmente come thrower di riserva, se non addirittura come main thrower, visto che il thrower ufficiale ha due SPP ed è quindi privo di skill acquisite. Ok. Buono, 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 5 buono. reroll, ecco, Ecco, questo è 5 reroll è un'altra cosa che porta il team value a 1790, direi. È Anche un po' se. strano, ma ok. Sì, secondo te li ha presi tutti all'inizio o ne ha presi 4 all'inizio e uno dopo? Non te lo so dire perché mediamente se ci ferma a 3. 5 mi dà l'idea che sì, sicuramente l'ultimo sicuramente l'ha preso più avanti, però. Queste due Niglin sui Blitzer con meno uno a movimento poteva andargli peggio, Doveva abbassargli di Sì. uno la forza e buttarli via. Sì, senz'altro. Non è nel massimo, però finché sono basher. Il problema è che sono entrambi i tackler. Questo è un pochino un problema. Sì. Però sono due, finché sono due, probabilmente riescono a coprire comunque quello che devono coprire, le fasce. Magari non riescono a spingere tantissimo, ecco. Però in difesa Sì. dovrebbero fare abbastanza loro. E per chiudere mi piace anche il Frenzy sul Blitzer numero 1, perché un pezzo con Frenzy secondo me ci sta in tutte le squadre quando c'è la possibilità di farlo, quindi buono per i surf. Sì.
Sì. E intanto vedo che dalle chat per fortuna mi si sono attivate le varie cosine, tipo vediamo un attimino. Allora, stream, sound alert. Vediamo cosa mi si è, cosa sono riuscito a combinare. Oggi ho smanettato un po'. Ah, ci sono i giochini. Quindi I non ho idea di come giochini. funziona, ma se clicchi sì, sulla chat ci sono due simbolini, soprattutto che anche chi vede la PC e chi vede la mobile. A destra potete mettere la canzone che volete. Costa qualcosina, tipo costa 100, mi pare che. Vediamo un po' i sound alerts. Vediamo un attimo. Beh, comunque sia qualcosa. Sì. Cioè, smanettateci un po' voi e vedete che cosa trovate. E poi ci sono anche altri giochini sulla destra. Per chi tifiamo oggi? Non abbiamo la più pallida idea, perché comunque è una finale e si va un po' a simpatia. Abbiamo appena presentato un team di Amazzoni veramente, veramente competitivo. 11 di Sì. Fan Factor, quindi comunque anche i tifosi pesano un pochino. Però adesso andiamo a vedere, direi, il team di Monty. Che Sì. gioca col caos. Allora, Gli arbitri vediamo cornuti, che gli comunque arbitri cornuti. devo ammettere che comunque almeno il simbolino di quello del caos c'è, quindi dai, mi fa piacere. E sono Ci tutti sta. cornuti poi tra l'altro, quindi ci sta ed è bellissima. Eh no, bella mise, bellissima. Io non l'avevo viste le mise perché avevo fatto anch'io una squadra di undead con no, di ref con questa di umani ovviamente. E il suo motto è orologio e Maserati ne abbiamo. Dai, è simpatica, è simpatica, è simpatica. Bellissimo, I sì. nomi sono quelli degli arbitri che conosciamo. Armi più conosciuti e non Esatto. solo, c'è anche qualche infiltrato di alto livello. Assolutamente. Grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi. Come Bene. dicevano, ok. No, quindi team interessante anche questo, due reroll, cominciamo da questo per fare il paragone con i 5 che abbiamo visto di là con le Amazzoni. Due reroll è un pochino più regolare, anche se col Caos io regolarmente vedo 3 perché non sono elfi, però 2 va bene, ci può stare, mi piace abbastanza. 1710 di team value totale, 150k di bank però. Questo Ok. significa che potremmo vedere degli inducement pesanti, considerato che Monty parla dopo. Certo. Vediamo un po' i pezzi. Allora, skill molto distribuite, addirittura solo due pezzi senza skill. Questo già è interessante. Vediamo come sono distribuite. Ha solo tre guard. Questo è abbastanza pesante, perché mi pare che la squadra di Teo ne avesse 5. Questo è un po' un problema. Block sono 5 block e 2 Vrestol, quindi abbastanza bene. Vedo che ha il guerriero del caos numero 1, che è un sacker designato con killer designato più che altro con Mighty Blow, Claw, Block e Tackle. Poi un altro killer designato potrebbe essere il Beastman numero 5, Papa Resta, anche lui con Mighty Blow, Claw, niente Tackle per lui, però Jump Up, quindi possibilità anche di fare blocchi a ripetizione nel caso in cui venisse messo giù. Il problema è armatura 7 per via di una case. Sì, ho visto. Ho visto che ha un altro jump up. Gli piace proprio dare jump up. Chaos Warrior con jump up, il numero 4, jump up e block. Quindi vedo che è una Non gli strategia che gli interessa. piace? Eh beh, sì, fondamentalmente gli piace averli sempre attivi. Sì, Nessuno sì, sì. può stare sicuro, cioè, vicino a un Chaos Warrior a terra. Beh, Esatto. non Sì, poi per il male. Chaos Warrior è particolarmente buono perché con un'armatura 9 è difficile avere l'armor break, quindi è anche più semplice avere chance di utilizzare il jump up offensivamente. Certo. Buono,
buono, mi piace tanto il numero 6. Ball carrier con block e movimento 7, ottimo. Sì. Ecco, questo è il sucker designato invece. Beastman con tackle wrestle. Un altro wrestle probabilmente di linea. E un dodge, un frenzy. Anche qui, come dicevamo, il classico frenzy di squadra ci sta. Mi preoccupa che non abbia block, però potrebbe avere qualche uso interessante, considerato che blizzano sempre a due dadi, essendo tutti cornuti, anche di nome. Sì, effettivamente picchiano, come sempre, picchiano molto duro. Magari di skill ne hanno messe comunque su tante, tant'è che il team value è comunque 1710, esattamente come per la squadra delle Amazzoni. Il fan factor è 10.000 in meno, ma ha una treasury di 150.000. Mm-hmm, che comunque sì. Un mago te lo puoi anche comprare così. Perché esatto. E la cosa non è affatto male, se devo essere sincero. Ed è una finale, vero? Quindi sì. È una finale, quindi... Quindi tutto quello che si può spendere lo spenderanno. Esatto. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Andiamo intanto... E niente. Quindi, onestamente, così ad occhio, visto che il Claw è assolutamente ininfluente sulle Amazzoni, perché hanno tutte armatura 7, sì, considero Monty in una... che dovrà vincere una partita difficile. Più difficile per lui che non per Teo, vedremo. Questa è la mia idea iniziale. Sì, come sempre, cioè comunque due tackle, insomma, non è che puoi metterne quante ne vuoi, ecco. Cioè, sicuramente nel caos appena puoi ce le metti, poi non puoi aspettarti che in finale magari ti scontri esattamente contro le Amazzoni. Sono sicuro che magari le avrà già affrontate in passato, quindi potrebbe conoscere il metodo di gioco del suo avversario, questo potrebbe aiutarlo, ma la cosa ovviamente è reciproca, anche se lo stile di gioco del caos, cioè, già lo conosci, lo devi evitare, se no perisci sotto violenti dolori, a meno che non gli puoi dire altrettanto. Sì, siamo d'accordo su questo, anche se credo che in questo specifico caso le Amazzoni possano, come dire, avere un discreto vantaggio, possono dire la loro, ecco. Vero, assolutamente. Sì. Questo è il caso in cui le due squadre partono, come dire, le Amazzoni partono leggermente più in vantaggio sulla carta, sì, certo, come matchup e come skill, cioè come preparazione, però è una partita tutta da vedere, perché appena cascano per terra si rompono. Quello sì, assolutamente. Esatto, quindi vedremo. E soprattutto sicuramente ci troveremo a vedere anche, spero, un sacco di jump up. Possibile. Mm-hmm. Ora aspettiamo la partita. Io nel frattempo stavo smanettando un po' sulla chat per vedere se mi erano partite le emoticon, perché in realtà adesso non ho tempo questa sera, però abbiamo anche inserito tre nuove emoticon per gli abbonati. Gli abbonati, che cosa significa? O vi abbonate al canale nel classico modo, quindi se già seguite il canale adesso vi dovrebbe essere comparso, dato che abbiamo superato i 50 follower, la possibilità di abbonarsi al canale, quindi sostenerci con una quota mensile che ci aiuta a ovviamente darci una migliore possibilità di creare contenuti migliori, se vi piace ovviamente quello che vedete. Ma se avete Amazon Prime c'è la possibilità di legare il vostro Amazon Prime al canale, quindi in maniera gratuita. Se avete Amazon Prime, avete linkato il vostro account di Twitch all'account di Amazon Prime, potete tranquillamente utilizzare quel tipo di abbonamento. Ne avete solo uno con Amazon Prime, non vi costa nulla. Se avete Amazon Prime è già incluso, quindi è un abbonamento gratis e vi dura un mese. Ogni mese poi potete scegliere il canale che volete sostenere. Ad ogni modo, sappiamo che è una cosa un po' complessa, però si parte dal fatto che dovete andare sul vostro profilo di Amazon Prime ed attivare il Prime Twitch.
dato che comunque Twitch è una compagnia di Amazon. Se avete qualsiasi problema per farlo, poi ci potete contattare anche nei nostri canali, quindi il canale di Telegram sicuramente, su Facebook, su YouTube un po' meno, vabbè, potete commentare, però contattateci, mandateci una mail, scriveteci sui nostri canali, tanto siete tutti i nostri amici, e potrete tranquillamente chiederci come fare se per caso avete problemi a farlo e volete farlo soprattutto. Noi comunque siamo contentissimi di streamare con o senza abbonamenti, stiamo cercando di offrire pian piano sempre più cose alle persone che vogliono sostenerci come canale. Siamo un canale molto piccolo, quindi comunque sia pian piano, se però siamo cresciuti molto, perché se ci pensate, comunque questo canale, se non lo sapevate, magari l'avete saputo adesso perché ci seguite adesso, è nato a gennaio, il primo gennaio, e siamo qua a fine gennaio con già più di 50 iscritti. Noi siamo contentissimi, vero Lanz? Assolutamente, assolutamente, imprevisto come, sì, come successo iniziale, diciamo. Noi l'abbiamo fatto perché ci faceva piacere, come sapete, e ci fa ancora piacere, ci abbiamo preso gusto e ci fa piacere che anche voi nel seguirci vi godiate una bella diretta, ecco, insomma. Cerchiamo di migliorarci. Intanto Filippo mi ha appena scritto un WhatsApp che si sta per accedere al campo, quindi entro 5 minuti dovremmo cominciare a vedere la partita. E come dicevo, vi ringraziamo ancora e continuate a seguirci anche su YouTube. Se vedete questo video da YouTube, ovviamente questo video era una diretta di circa una settimana prima, quindi se volete partecipare con noi live e scriverci messaggi mentre giochiamo, chiederci cose, dirci secondo me quello doveva far quello, quest'altro doveva far quell'altro, io penso questo, io penso quello, venite sul canale Twitch e i link li trovate sicuramente qua sotto. Dato che siamo però in diretta, per non essere troppo anacronistici, dai, ci siamo. Tu cosa ne dici, Lanz? Stasera come la vedi? Te l'ho detto, stasera conterà molto la strategia, perché sulla carta vedo le Amazzoni avanti in vari situazioni, sia nel gioco di palla che nel gioco di bash, ed è strano dirlo quando c'è un caos. Tra l'altro un caos allo stesso livello di... Più o meno sì. Sì, sì. Però sai che il caos va sempre un po' su close, no? Perché alla fine nel 75%... Ricordo, non voglio fare percentuali, c'è sicuramente una percentuale giusta, se la sai dimmela tu, però tre quarti delle squadre, detta proprio dozzinale, patiscono il close. Certo. Infatti è anche un brutto matchup per il caos, di base. Anche se... Quindi Monti, che è il coach del caos, dovrà stare molto attento e far valere tutti i piccoli vantaggi che ha quando ne ha bisogno. Se riuscirà a farlo, lo vedremo anche vincere. Ah, bene, bene. Intanto mi sono bruciato la gola con un bel tè caldo che ho saggiamente... Allora, la differenza tra saggezza e intelligenza, no? Si diceva. Cioè, la saggezza è quella... È l'intelligenza è dire, ok, metto il tè caldo dentro il termos, così mi rimane caldo per tutta la serata e quando voglio lo verso nella tazza e così ce l'ho subito caldo. La saggezza è quella cosa che ti fa dire occhio che è caldo, non berlo però tutto di fretta, perché altrimenti... E quindi niente, ho grande intelligenza, bassa saggezza, devo riequilibrare un po' le stat. Puoi sempre premere C quando sei in dubbio. No, te corretto no, perché come sai, io sono... ho iniziato la dieta lunedì e quindi va benissimo, nel senso che comunque dovevo mettere a regolarmi un attimino, però... Ho la grappa però, anzi devo comprarla la grappa, devo essere sincero, devo comprarla la grappa. Dovresti. Poi lì da te la fanno buona. No, sì, io in Trentino, ragazzi, cioè, tra Veneto, Trentino, e tutto il resto dovrebbe andare bene. Ah, adesso è appena passata in chat una cosa, anche qua sono funzionalità, se volete provare a leggere e vedere se funzionano, se non funzionano vedremo. Smanetterò ancora. Via, come dicevo, siamo partiti a gennaio, quindi con un po' di Eccoli. Tempo. Eccoli. Esatto, mi ha detto che sono entrati e li trovo. Tra l'altro, arbitri cornuti, mi sono rotto i coglioni, sembra una frase nel senso compiuto. Oltre che un match. Sì. Un soffiato. Esatto, soprattutto quando ti fischiano falli così all'infinito e non passi neanche l'armatura, o magari non passi tipo uno stun. Che si chiama un po' anche rimozione inversa. Ah, esatto.
Oh, eccoci qua. Eccoci. E intanto direi che... Non so chi... Vediamo se mi dice chi ha vinto e chi no. Allora, vediamo un po' il tanto. Inducement. Mago. Per gli altri cornuti. E anch'io me lo sarei comprato, cazzo. Ce li ho i soldi. Allora. E li uso. Mago e Babe. Che non ci sta niente male, visto il discorso di prima. Sì, perché se perde qualche giocatore chiave potrebbe soffrirne parecchio. La panchina ce l'ha, però la Babe aiuta a mantenere i giocatori titolari in campo. Esatto, e c'è qui il Fame a più uno. Sì. Mentre invece Teo va semplicemente 5 reroll. Che erano quelli che aveva già prima. Sì, sono quelli standard. Non ha voluto spendere per non aumentare la pool di Monti. Però forse, dico forse, non ha controllato la sua squadra prima di non spendere. Può essere. Comunque, sapendo che prendeva un mago, dice vabbè, magari gli do un bribe, gli do qualcosa. Però non ha fatto male. Alla fine era inevitabile che si comprasse il mago. E... Ecco, quanto ha speso? 200.000? 200, sì. Allora vuol dire che erano 1710-1760. Erano 1710-1790, mi pare. Ah, 1790, ok. Allora ha fatto bene. Sì. Altrimenti sarebbe preso la seconda Babe, probabilmente. Ah, se avesse potuto, sì. Ha fatto bene a non comprare nulla. Già. Due Babe diventa quasi KO recupero automatico, quindi. Già. Intanto premuto Chilanz per la tua gioia. Bene. Sì, grande. Sì. Sono sempre contento. Black Ball Camera 1. Grande. Cos'è che avevo detto l'altra sera... in inglese, quando invece era una parola italiana? Le skill date. Skill date. Apriamo un giro di skill date dove gli skill si incontrano e trovano l'amore. Tipo contrasto e take, no? Sì. Ottima coppia. Ok, direi che calciano le amazzoni così. Cioè, scusa, il caos, volevo dire. Sì. Inizieranno le amazzoni che ricevono e... Monti voleva fare una formazione shift un po' sulla destra, è riuscito a farlo, forse non è riuscito a spostare l'ultimo pezzo perché gli è scaduto il tempo, ma siamo lì comunque, l'idea è quella. Ha lasciato leggermente scoperto rispetto a quello che voleva il suo killer Claw Take All Mighty Blow. Take All Mighty Blow, Dove sta? Luciano Moggi sulla sinistra. Ah, sì. Sì. È un po' scoperto effettivamente. Però non automatico. No, considerato forza 4 e guard, potrebbe anche essere una bait. Forza 4 lui e guard il Disney di fianco. Sì. Comunque, no, volevo dirti una cosa, che sono forti i blitzer della macchina, eh? Io personalmente dodge glielo darei. No, perché sai, sono blitzer, quindi block. Skill a dodge glielo darei. Subito. Ecco un'altra razza su cui posso sbagliare. Grande. Posso dare dodge a caso. Tutti gli istanti gli do dodge. A tutti do 50.000 col grab the ref. Vai, bravissimo. Quick snap. E gli è andata. Non malissimo. Sì, niente di devastante. Sì, comunque si vede che le amazzoni stanno avanti col basher rispetto al caos. Schieramento aggressivo.
Ah sì, beh, perché evidentemente l'ha notato anche lui. C'è anche da dire che non è che muovono di 700.000. Alcune sono anche zoppe, quindi comunque. Sì, è vero, movimento 6 di base, un paio di blitzer con meno 1. Buon rimbalzo, palla lì, via. Sì, non ha neanche bisogno di proteggerla più di tanto in quanto è fuori raggio. E partono le botte intanto. Attenzione, attenzione. E boom, vabbè, vabbè. Tanto per capirci, lo schiaffo del benvenuto. Un roundhouse kick alla Chuck Norris. Eh sì. Qua si guardano da soli comunque questi due beastmen. Non male. Ho dovuto schierare in un certo modo. E qua di nuovo finisce per terra, vediamo. Con Frenzy è costretto a seguire. Qua se l'ha un po' rischiato. Forse rischiava un due contro dopo un dado. No, no, un dado. Però. Perché aveva guardia l'altro. Se fosse rimasto in piedi. Ah, dici no, hai ragione, sarebbe due stato conto. Avrebbe tanto dovuto piazzarsi sì, in diagonale un po' meglio. Sì. Vabbè, è andato a terra e quindi la prima linea è giù. Intanto Filippo mi continua a dire metti le skill date che non skill le ho ancora date. Messe. Perché non l'hai messo? Non l'ho messa perché sono un coglione. Ah, ok. Quindi. A posto. Cioè. A posto. Sì, anche perché ce n'è parecchie. Bisogna cercare di capire come si muovono i player. Esatto, è un arcobaleno di skill. Eh sì. Tra l'altro una finalona. Top. Uh-huh. Quando si smarca. Sì. Si porta avanti. Vediamo se la protegge un po', perché così rischia la pelle. Sì. Intanto saggiamente, secondo me, Filippo ci sta ascoltando la telecronaca per capire tutte le cose che può per portarsi avanti, perché fondamentalmente è un caos, quindi attenzione. Anche Teo può ascoltare la telecronaca se vuole, che nessuno glielo impedisce. Gli arriva 10 secondi dopo, quindi occhio a dire blocca quello, no, non farlo, perché arriva con un po' di lag. Commento solo in termini generici, quindi. Esatto. Potrei dire tra 10 secondi ti dirò di non fare quel block, ma arriva sempre troppo tardi. Ecco, come al solito c'ho il palo acuminato che mi stressa la Cabal Vision e quindi tutto. Ok. Inclina. Ale, sbaglia altro più. Metti la Blood Bowl che sei in diagonale. Sì, l'ho messa un po', infatti. Ho premuto C, anzi. Ti dico solo va questo. Bene. A posto. Ho premuto C. Momento di riflessione. O a Marcord. Fallisce il pick up. Già. Sceglie di tenersi a 5 reroll. No, non so se ha rerollato prima. Non mi pare. No. Con 5 reroll io sto pick up forse l'avrei rollato. Perché comunque si è già sbilanciato con la squadra. Non ho idea ora di cosa andrà a fare, però è protetto perché la palla è protetta, quindi è. Però queste tre non so cosa devono fare. Grazie a Graziella. E quell'altra. E grazie al Tecol. ma. Sì, io l'avrei rollato anche io, onestamente. Solo perché ne ha 5. No, sì, per solo perché ne ha 5. Se ne avessi avuti 4, magari no. 4 forse no, sì.
Ciao Apostolo, intanto grazie per essere qua a goderti questa finale. Aila, buonasera. Mi raccomando Filippo, invita Teo a seguirci su Twitch dopo la finale, così ora ne approfitti tu e poi dopo ne approfitta lui. Così poi si guarda il VOD e capisce che l'hai fregata. E tu dici, giocavo Chaos. Che buono. Ovviamente puoi farci un comodo versamento sui link che sono già passati in chat. Aia! Quando aia. Vuoi. Bribe the stream. Bribe the stream. Intanto vedo che comincia a basargli la prima linea dello screen. E va bene. Vediamo. Vediamo dove spinge. Deve partire. Eccolo che arriva. Il Blitz con Tickle. Ma arriva la botta secca comunque, quindi. Questa l'ha presa bene in faccia. Stordita, è andata bene. Sì. KO poteva essere deleterio. Devi ringraziare così. Sì. Ma diciamo, un giocatore così in partite di questo tipo, che magari segnano all'ottavo turno con dodge e tutto il resto, rischi di non vederlo per tutta la partita se va KO. Sì. Oltretutto è il suo miglior ball carrier. Sì. A G4. E deve ringraziare che non ha piling on. Assolutamente. Assolutamente sì. E cioè, ha rischiato tantissimo, non l'ha protetto. Ecco, avrebbe dovuto creare uno screen con i due giocatori, probabilmente, almeno per come la vedo io, e metterlo un po' dietro. Tanto comunque il movimento 7 arrivava dove voleva lo stesso. Sì, sì. Con dodge poi smarcava. Come dire, sta cercando secondo me di dividere la squadra del caos, però deve stare attento che da predatore diventa preda molto facilmente, soprattutto se divide la sua squadra. Sì, sono d'accordo, anche perché presi singolarmente i pezzi del caos hanno mediamente più forza, quindi sì, possono sì, anche in blitz, semplicemente con un blitz. Sì. Cosa dice? A posto dice il caos senza un continuo senza un ni. Filing on, credo. Sì. Ah, sì, ha scritto. Il canale, sì. Non è tipo indovina la parola, compro una vocale. Era il caos senza un filing on, puntini, 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 ni. Sì, ha ragione. Ha ragione okay. Nel senso. Ok. Nel senso che uno ci sta. E ci vuole, anzi, sì. Se non di più. Però allo stesso tempo anche più Tackle. Io comunque un piling on l'avrei messo da qualche parte. Sì. Blitz. Solo push. Adesso va giù. Provano a prendere la palla, fallisce di nuovo. Stavolta lo rirollo, grazie Dio. Sì, No. Ragazzi, le mani di burro. Intanto ragazzi, ho avviato un bel pronostico. Cliccate anche voi chi vincerà la partita. Scommettete
E vediamo chi vince. Ah, bellissimo. Pronostico subito. Avete 5 minuti di tempo. Perché poi dopo i turni si fanno troppo oltre. Qua c'è già un Beastman che si sta facendo sotto, quindi... Ah, pensa. Non posso pronosticare perché sono mod, quindi fatelo voi. Sì, assolutamente sì, fatelo voi. Noi non ci possiamo divertire, questa cosa è bruttissima. Io ho un saldo punti infinito sul mio canale e li volevo usare per raddoppiare. Finito per due. Bravo, bravo. Oh, malissimo! Porta! No. Posso dire che paradossalmente è meglio lei che quell'altra, bro. Sicuro. E infatti manco usa l'apo, mi sa. Sì, ci sta. Era un pezzo comunque secondario rispetto a molti altri. Sì, 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 sì. Intanto avvisatemi se riuscite a votare per il pronostico. Perché è la prima volta che lo faccio, ragazzi. Ti dico già che riescono, stanno puntando. Bene, 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 bene. Potete puntare anche più di 10 punti canale alla volta, se volete. Ci dovrebbe essere una voce sotto con scritto punta con una somma diversa. Perché so che 10 alla volta fa un po' ridere. Già. E un altro morto! Che seratona! Credo che lo giocherà. Grazie, sì. Grazie a Napoli. Sostituta, grazie a Napoli. Va direttamente nei sostituti, ma ragazzi, lo striptease delle anime il caos questa sera sta facendo. Botte secche finché non ne finisce proprio. Due morti, ragazzi, che partitone. Mamma mia. Questo dovrebbe insegnare a tutti voi, a tutti in generale, cioè anche a me, quanto sia pericoloso esporre dei pezzi importanti. Guarda quante botte secche sta facendo comunque, ragazzi. E giustamente si fanno male perché hanno armatura 7. Stordito, sì. Per fortuna. Ma quanti blocchi gli ha lasciato, mamma mia. Sì, perché poi non ho idea se ha provato a raccogliere la palla prima del... e li ha casato turnover e li ha lasciati tutti lì, però... Eh sì, pensare che tutto questo potrebbe essere a causa del non reroll sul primo pickup. Già. Non potrebbe essere stato qualsiasi cosa, però almeno avrebbe avuto una seconda possibilità adesso. Qua mi pare che Apostoli abbia votato Amazon, Masterpass invece Chaos. È comparso un bel simbolino blu, rosa. Forse avrei dovuto mettere rosa Amazon, ma no, ma tanto rosa è un colore. Non è legato al sesso. Blu, esatto. Blu, rosa comunque è lo standard anche negli altri canali, quindi. Sì, quando hai votato ti viene poi quella cosa lì, giusto? Esatto. Carino. Molto carino. Così. Quante cose che scopro da solo smanettando. È vero. Con il mio PC che non riesce ad accettare i widget perché fa cagare. E ha il mini microprocessore, quindi non riesce ad accettare i widget. Però dai, ci divertiamo lo stesso. Pian piano poi. E poi piano piano. Oh, è partito il blitz. Pugno in faccia del contro. Goforit ma rirolla. Per forza, perché ha sbagliato il... come si chiama? Lo scatto. Sì. E adesso gli toccherà di nuovo raccogliere la palla da terra, ma senza reroll. Ma prima, consigli per gli acquisti, smarcherei. Perché la situazione si è fatta un po' imbarazzante e quindi inizierei a smarcare della gente e a correre brada a almeno una casale di distanza. Posso farti una domanda? A me? Sì. Sì. In base a quale scelta tecnica
non fai prendere la palla al tizio con agilità 4 o alla tizia in questo caso. Non, un po' un peccato secondo me questa. Sì, non do... cioè io capisco il gioco, la prendo col thrower, la passo, ma non sono né umani né elfi, quindi probabilmente per evitare di spendere così tanti reroll avrebbe dovuto prenderla con piuttosto, dico una cazzata, piuttosto prenderla con la G4 e poi fare un passaggio alla mano al thrower se proprio voleva fare Blood Bowl Champagne. Però sì, sì, ma non è una critica rispetto alla partita, perché ha no, tirato, certo, degli uno, nel senso, certo, ha tirato, certo, degli uno, quindi e l'altro ha tirato delle botte secche infinite e gli ha pure ucciso due pezzi, di cui uno la attenzione, mica il doppio teschio, ragazzi, oh mamma, non sta andando affatto bene per le Amazzoni. E comunque non ha smarcato, cioè secondo me prima le cose importanti, poi i blocchi, cioè smarcare con dodge almeno è un reroll. Sì. Sì, è grossa sfiga per le Amazzoni in questo momento. Vediamo se l'algoritmo si karmizzerà, perché l'algoritmo è casuale ovviamente, quindi non ne può niente. Ha già rollato, per chi non lo sapesse, l'algoritmo nei videogiochi, almeno in questo videogioco, ha già rollato tutto prima della partita, quindi in base a quello che fai, un 1 potrebbe essere il tuo scatto, come potrebbe essere invece magari un tiro armatura, e quindi invece di cadere fa il tiro armatura, quindi non è che è possibile. Va subito a marcare la palla, giustamente. Sì. Brutta situazione. Sì. Male, le ammazzo. Male, sì, per adesso sì. Partirà un altro blitz sullo star player. No. La mette solo in un sandwich. Gli serve dalla palla, credo, un blitz, ora vedremo. Per lei pare non gradire. Ah, assolutamente ha l'occasione di segnare. In fondo gli ha già rimosso un po' di cose. Ecco, finalmente un dodge. Voleva liberare anche quelli, se per dare un po' di supporto. Credo che lo userà per blitzare. E l'altro lo alza tranquillo. L'altro è il Shurenz, quindi immagino che sia il ball retriever, immagino. Bravo, non avevo visto. Cioè c'è il simbolino sopra. Devo ancora. A me sembrava un corvo che beccava la palla, invece era la mano. Che no, sarebbe? Non lo so. È vero, però, se lo guardi dal lato giusto, esatto, sembra. Nella mia ignoranza e miopia, devo un po' abituarmi a questa cosa. D'altronde, con tutte le morti che gli ha fatto, cioè, con tutte le morti che gli ha fatto, attenzione. Beh, era inavvertitamente corretto, perché intendevo le Amazzoni. Sì, però più o meno. Ci sta. Oh, botta secca, ragazzi. Non è serata per le Amazzoni. Il fatto che non si sia fatta male è il meglio che gli può dire. È vero, è vero. Intanto io sono così fantastico che pure quando dico una cosa corretta me la correggo per sbagliarla, quindi... Ok, marca senza tentare il DK al 4. Ma infatti non ho capito. Vabbè, però cosa? Non lo so, c'era Paolo Bergamo qua che l'aveva smarcato, no? Con Klaus Wöller. Ed è andato laggiù. Però. Comunque tanto ha tempo. Quindi in realtà sta anche prendendo un po' di tempo. Solo che le Amazzoni hanno anche dodge. Quindi levarsi da quella situazione e andare a supportare poi. Ora sta facendo un po' di champagne col dodge, però.
Sta. No, è agilità 4, eh. Ah, è l'AG4. Ah, me ne aveva due di AG4? Sì. Mi ero dimenticato questa cosa perché stavo condividendo il canale durante la... Ah, no. Va bene, va bene. E allora è ancora più sensato, effettivamente, prendere un pick up con un AG4. Perché passi bene e ricevi bene. Sì. Hai due... Comunque, sì, come, sì, come dicevamo, infatti, per almeno una cosa le mazze la fanno bene, che è doggiare. Adesso vediamo se esce fuori una clip dal prossimo dodge. Una clip per i Darwin Award. Sì, assolutamente. No, più che altro che ogni volta che ti viene una cosa, sai come qua i commentatori che vengono smentiti. Però l'ha usato dodge intanto. Ah, che l'abbia usato ci meno sta. Male, anche, meno male che non è caduto, sennò... No. Più che seguire il canale me lo segnalava, tio. Oh mio Dio. Per violenza. Bullismo. Vabbè, marca la palla anche lei. Adesso la situazione è tornata un po'... Sì. Da di blocco brutti brutti, per le amazzoni. Ah, sì, sì, sì. Considerato che non hanno neanche le dodge. Lascia comunque sempre un po' di blocchi. Sì, ha un bel guard lì a infastidire la coppia di Beastman, che potrebbe evitargli dei blocchi extra, però vediamo. Sì, perché come sempre partono da forza 4, ragazzi. Ah, blizzare, sì. Sì. Quindi in realtà può fare un po' quello che vuole. Adesso con la terza guard, forse, ecco, la situazione è un pochettino più... Sì, io l'avrei messa... Un po' in mezzo, di fia... Esatto, esatto, però va bene. Una casella sopra. Sì. Sotto. Sì, scusa, sotto, perché sì, 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 stiamo guardando l'attacco del caos. Tanto si smarca da una situazione che non pareva gradire tra l'ex fidanzato e lo stalker. Brutta gente, mamma mia. Brutta gente. Invece a lei pare gradire questo panino nella speranza che arrivi un blocco. Ha fatto bene comunque ad avvicinarsi, perché se dovesse riuscire a liberare la palla è meglio avere un pezzo a cui sganciarla. Ah, sì. Ah, counter sulle guardie. Ora vediamo i blocchi importanti, mi sa. A spinge via con Frenzy, un po' rischioso, senza block. Però due dadi. Arriva un'altra guardia del caos. Intanto ho messo un altro sondaggio, ragazzi. Il sondaggio è: quante injury in totale tra le due squadre a fine partita? Si parte da 2, perché ovviamente, e si arriva a massimo di 6 o più. Quindi 2, 3, 4, 5, e se pensate che ce ne siano di più, 6 o più.
Avete qualche minuto di tempo. Arriva il Pau. Qua non bisogna farsi, come dire, condizionare da tutti i Pau che sta facendo il caos, perché è in un momento particolarmente fortunato, ma se questo momento finisce le amazzoni non cadono più, come in questo caso. Questo è un buon block per Teo. Tiene la G4 in piedi. Ed è il pezzo che potrebbe creare più problemi al caos in questo momento. Non riesco a guardare. Devo vedere da dietro perché c'è un monte di... skill che mi impedisce di vedere la palla. Vai, vai. Finalmente. Di frenzy, vai di frenzy, vai! Boom! Stordito. Nice try, ma non abbastanza. Finalmente trova un Pau, anche il giocatore, sì, delle amazze. Con frenzy, 3000 dadi rollati. Valanghe di dadi, sembra una partita di Warhammer Fantasy. Tiro gli arcieri. Sì, guarda. Ah, niente. Ieri ho visto una partita di streaming del Duardo, un altro mio amico che ha un canale YouTube. Aspetta, cosa farà? Ragazza, madonna, con quel palleggio mi ha fatto un attimo ansia. che sai come fanno loro? Poi perdo, esatto, la palla. Esatto. Al 2 giusto comunque. Infatti. Poi palleggi alla Maradona, poi dopo vedi... E no, e quindi niente, ha tipo tirato con gli arcieri degli orchi, 60 dadi rirollabili, l'uno lo ritiri, il 4 lo dimezzi, il 3 aggiungi 5, dividi 2, che numero hai ottenuto? 4, cioè delle robe. Cioè, noioso solo a sentirlo, figurati a vederlo, sì, sì. Mamma mia. Beh, è divertente tirarli, da... no, beh, è divertente tirarli, no? Perché poi era... Sì. Però effettivamente quando... lo vedi fare, se ti piace il rumore dei dadi che rollano. Ah sì sì, è fantastico. Sì sì sì. No, poi era carino, ha fatto un bel battle report. Devo ah, bello, così. Bello, dai. E ha messo delle belle musiche, infatti li devo rubare qualche trabbaglio. Ah, bello, bello, dai, grande, grande. Grande Eduardo. Allora, qua, onestamente... largo un po', perché... avrebbe dovuto fare uno scatto indietro con la G4, sai? Anche secondo me aveva la protezione delle due guardie un po' lì dietro, almeno di una in quel caso. E li avrebbe fatto comodo, comunque sempre a forza 3. Ovvio che con almeno avrebbe fatto fare anche qualche scattino in caso, no? La differenza tra essere sullo screen e dietro lo screen. Intanto qua c'è un Wrackle, giusto? Un Wrackle! Con Tackle e Wrestle. Bravissimo, Wrackle. Bravissimo. Attenzione. Palla di fuoco! Morto! Ragazzi, sì. Palla di fuoco morta, ce la vogliamo ricordare così, ragazzi. Su questo ci avrei messo un premio in denaro, ragazzi. Sono basito dalla quantità di morti che sta rollando il caos. Sì. E... siamo a due morti, tre injury comunque. Sì, sì. Nella partita direi che consideriamo anche quella rirollata dall'apotecario. Ecco, intanto due teschi. Ed ecco teschio blocco. E con Wrestle comunque riesce a fare sempre qualcosa. Poi uno dice no. Ah sì. Che palla di fuoco. Cioè questa non so se potrebbe entrare nei Darwin Awards. Potrebbe anche, perché comunque però... è una situazione così assurda morire per una palla di fuoco.
Che secondo me ci sta. Può stare, ci può stare. Tra l'altro, mentre i tuoi compagni sono rimasti completamente illesi, fianco a te. Sì, esatto. Tu eri già zoppa per i cazzi tuoi. Comunque grande rimozione, tra l'altro, perché era comunque una guardia, anche se era un movimento 5. Sì, guard tackle, sì. Ora qua il tackle incide poco, però. Però la guardia c'era. I blogger di base. No, infatti ottima palla di fuoco, anche perché dopo poi attacca lui. Quindi se riesce a resistere ancora un po' e se dovesse il caos portarsi sullo 0-0 alla fine del primo tempo, la storia qua cambierebbe di parecchio. Sì. Ricordiamo che non sono elfi, sono sempre umani, comunque la mazza. Non è che posso fare poi miracoli o vincere con 5 giocatori in campo come fanno gli elfi. No, è molto più difficile. Innanzitutto iniziano i blocchi a un dado. Anche perché il blitz deve ancora fare, quindi arriverà adesso veloce, forte come... Anche se arriva un dado, mi sa, perché... No, due dadi, perché c'ha il... Ok, c'è fuori. Ah, l'ha fatto sull'altra. L'ha fatto sulla guardia. Sì. Ok. Altrimenti sarebbe stata un dado. Infatti. Però dice... ma sì, facciamo anche lo scattino. Non come me che gioco ai non morti quando nevica. Mi si riaccendono gli incubi di Nottingham. Mamma mia, la neve e con Blood Bowl a te non ti porta bene. No. Sono delle amazzoni. E ora capisco perché Teo ha chiamato la sua squadra Mi sono rotto i coglioni. Ha avuto una sfiga imbarazzante. Veramente. Quanto comunque Monty stia giocando bene, non è che ci mancherebbe qualche errorino di qua, qualche errorino di là. Il problema è che l'errorino di Teo gli è costata vita a due persone e la palla di fuoco di Monty a terza. Cioè. Eh sì. Ma la vita. Va bene che è una finale, ma se è una finale, io adesso non lo so. Però se è una finale di una lega che perdura nel tempo. Sì, infatti, se è una lega persistente, brutta roba, perso dei bei pezzi. Anche se i migliori in realtà sono ancora vivi. Sì, come dice Apostoli, se non gliela prende ora, le amazzoni ora, le amazzoni scappano. Ragazzi, se gioca bene se ne va, si alza con la guardia. Infatti, giustamente... È vero. Qua Xena comunque agilità 4. Xena? Ok. Oh ragazzi, no. Ha dovuto rirollare perché aveva tackle l'avversario. E quindi il dodge non l'ha potuto utilizzare come reroll. Sì, non era un'azione da fare adesso. No, prima le cose semplici. Secondo me non lo so se lui sta giocando col com'è che si chiama? Non mi ricordo mai. Con lo speed date. Ah, con le skill date. Sì. Non so se sta giocando con le skill date. Dovrebbe però. Beh, sì che dovrebbe. Wow. Due tackle qua e là, ma sono molto importanti qui tackle. Sicuramente è stato un errore di una, cioè è stata una pecca comunque di valutazione. Ok. Adesso se l'ha liberata bene. Dovrei fare due dodge al 2 con reroll. Sì. Fattibile, assolutamente. Bella lì. E in campo aperto. Adesso questa palla la devi andare a fare in culo però. Brava Xena. Bello sto passaggio, ragazzi.
Un pezzo morto, però bello. Ma non è detto. No, morto nel senso che ha già mosso, scusa, non volevo dire... Ah, in quel senso, Sì. sì. Qua c'è un Chaos Warrior che la sta mirando di brutto e quindi deve fare qualcosa... Non è abbastanza. Però un blogger. Esatto, un blogger, quindi catch me if you can. È andato a marcare il tempo, quindi se non altro. Sì, ecco, quello e l'ha marcato tanto da avere comunque un blitz. Cioè, o fa un blitz lì o lo fa sul punto di spalla, quindi una buona marcatura. Tanto risposta al nuraggico su Telegram, cioè se eravamo un nuovo video in Ah, live, sì, si è giusto. perso un partitone infinito finora, ricco di veramente di colpi di scena fantastico, il Blood Bowl in 6 turni. Vero, sì. Meglio Passaggi della morti. semifinale CCL. Sì, di Quella alcune semifinali. Nani, 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 Nani. Nani, nani, nani. Contro Wolfdelvis. Era... che cos'era? Semifinale Cave Hogged contro Crystal, possibile? No, non era Crystal, era... forse Dio. Eh no. Ti servirà qualcosa di più. Vediamo se lo trovi. No, non l'hai trovato. Ma lei ti... se ne frega. Secondo me. Se ne frega no, ma ce la può fare benissimo. Eh sì, no, ma non avendo teco... Teicol. Sì, comunque teicol. Sì, col Non avendo tackle, sì. tackle, arriva tackle, Tackle. tackle. Non avendo il tackle della scarpa. Bello che era corretto anche qui, no, il mio cervello al contrario, era corretto tackle. Basta, basta. Basta, basta. Devo fidarmi del mio istinto, ragione, il mio cervello no. Fidati, fidati. Anche quando gioco a Blood Bowl, vero Lanz? Sì. Se penso mi incasino, se Se pensi... vado 90 su 100 faccio le cose giuste. Eh sì, è Poi vero, delle volte sì. col tempo imparerò a pensare, ecco, sì. Sì, vai tranquillo. No. Ah. Però Brest. E quindi gli libera pure la strada. Perché Io non l'avrei usato. non marchi quell'altro e non sai mai cosa succede, eh? No, perché era in turn. Un buff down, perché scusami, il Beastman non ha block, giustamente. Eh sì? Bravo, non ci avevo pensato. Sì, rischiavi di farti ammazzare un pezzo, però voglio dire. Non alzava neanche quello con Teiko, era su un cibo alfa. Ma torna a terra. Considerato questo CFI fallito, ha fatto bene allora. Vede che non vuole perdere altri pezzi. Aveva Mighty Blow, eh. Beh, adesso per favore. Grazie. E 1-0. Ragazzi, non avrei mai creduto in tutto ciò. Io un po' sì. Stava mettendo male. No, oh, sì, malissimo. Però quando ho usato i due pezzi giusti per dialogare con la palla, le cose sono cambiate. Sì. Allora, Apostoli sì, deve fare tanti tiri, due dodge, due scatti, no? Dice, però aveva agilità 4, ti ricordo, non so se ti ricorderai. Quindi il primo dodge era al 3, il secondo era al 2 più e i due scatti sono al 2 più, sì. Tanto Dario Zappi che ha votato per le Amazzoni Grande. inizia a gioire.
conigliettone comunque. Il discorso è, sì, mi ha posto lì, erano due dodge e due scatti, però parliamo di 3 o più, 2 o più, su cui hai un reroll inbuilt per via del dodge, e 2 o più su cui hai il reroll di squadra, perché non li aveva finiti, ne ha ancora due. Sì, quindi non era... con agilità 3, sì, con agilità 4 poteva permetterselo di rischiare un pochino. Ma assolutamente, non è onestamente non è neanche un'azione rischiosa. No, no, di rischiare per me, cioè nel senso di tirare i dadi, ecco, sì. Sì, sì, qualche dado la tiro per tirare, sì. Ovvio. Non è che tutti fanno doppio uno, no? No. Come me, è la maledizione delle mummie. È vero, è vero. Bushes. Bushes. Solo spinte con le mummie di Glow. Solo spinte. È vero, è vero. Mamma mia. Cambierà, cambierà. Ah, dai. Sicuramente, guarda. Gli faccio fare i testimonial della carta igienica. Così morbida che ci puoi mettere il blitz. Mamma mia. Solo spinte. Oh mio Dio, solo spinte. Lunga, sì, poi... resistente e morbida. Ah, sì. Poi voglio dire, la carta igienica con spingi anche un doppio meaning. Sì, sì, assolutamente. Quindi. Gente fragile pure, tipo scheletri. Armatura. Ma va bene, va bene. Ma insomma, apostoli, Nuffle gli ha ripagato i primi dadi sfortunati quando? Deve, è ancora un po' a credito, secondo me, Nuffle, Sì, un pochino a credito lo è, no? Diceva nell'azione finale. Non mi sembra una fortuna che va ad equilibrare. Diciamo che l'ha portata due tacche verso l'equilibrio. Però sta sì, ancora sì, un sì. po'. Ancora un po' sotto. Tererò l'arbitro cornuto. Però, bel kick. Bel calcio, questo bel calcio. Direi che primo tempo... Oh, botte secche, ragazzi, vedi Nuffle? Sì, vabbè, abbiamo adesso l'ha riequilibrato, dai. Ok, non ha passato l'armatura con Mighty Blow. Ci sta. Piano. Ma oh, ragazzi, c'è cioè, solo botte secche. Vabbè. Ma ti dico, sai, non hanno blocchi a queste amazzoni di linea, quindi... Sì, sì, vero, vero, però almeno vederli sforzare con il proprio block. Quello è vero, sì. Botte secche ci riusciva anche un goblin. Ah, sì. E ci prova. Eu. Eu, eu. Botta secca, terza. Sì, però armor roll. Armor roll, eh sì, grazie a Nuffle. Questo qua anche con Mighty Blow. Il secondo con Mighty Blow, quindi questo non conta. Mm-mm. La botta secca è stata annullata dalla sfiga del tiro armatura. Direi di sì. Anzi, più safe per terra e sdraiata che che in piedi. Oh. Eh sì. Porta già 3 scoring threat. Anzi, 2. Chaos Warrior. Allora, se finisce così, senza altri injury, in questo momento vincerebbe chi ha votato 3, infortunio. Però non credo che ne vedremo solo 3, anche se ho votato io 3. Eri ottimista, eri. Ma sì, nessuno aveva votato 3, giustamente, allora ho detto, va, metto il voto, sai, underdog, e via. Potrebbe esserci una caterva di KO, continui. È altramente improbabile che si termini in 3. Però, come dicevo, se le amazzone iniziano a doggiare, perché non ci credo che i Chaos Warrior continuino a non fare la natura. Ah no. Però. Prima o poi. Tanto. Premi C? Sì, no, tipo, sta usando la 5-5-5 di Ronzo Kanakon. Mentre 3 avanzano, 3 arretrano e danno l'impressione di essere di più. 3 a destra, 3 a sinistra. Bella, cioè ci sta perché ho capito cosa vuole fare, però... Beh, sì, non ha scelte perché ha 2 turni e questo è il primo. Sì, e la prende... in faccia alle amazzoni.
Siamo a 1, 2, 3. Qua Nuffle ci mette la mano. Vediamo il reroll che ha vinto. Questo reroll è stato offerto da Cheering Fans. Non ce l'aveva, sì, sì. Non ce l'aveva reroll. No, no, è vero, è vero. Per dire Nuffle, no? Nuffle da, Nuffle prende. E senza quel reroll, non ti dico che era finito il drive, ma... Non aveva sicuro la... Cioè, sì, era finito 1-0 almeno. Sì, a scanso di... Mi rialzo, prendo la palla, bomba. Comunque con una buona difesa non segna lo stesso. Dai, non ha tante chance, vediamo. Mai dire mai in questo gioco. No. Più che altro che hanno poco movimento le Amazon, quindi... A favore di questo poi ti devo far vedere una delle ultime partite che ho vinto con i Goblin. Ok, e tra l'altro Apostoli ha ragionissima, dice comunque a due turni dalla fine mettere tutte le Amazzoni al centro e lasciare le fasce scoperte non è stato un po' un errore? Secondo me poteva già iniziare a fare una difesa come quella che sta facendo adesso e lasciare tre Amazzoni. Sì, sono d'accordo. Purtroppo Monty non ne ha approfittato e non gliele ha taggate. Se gliele basava con qualcuno avrebbe avuto molti più problemi. Non gli servono 5 scoring threat, gliene bastavano 3. Perché ha mosso lì per coprire la fascia, ovvio, sì. Però perché l'ha basata quella? No, sì, ha sbagliato a basarlo. Cioè, se la basi è un blocco, non è un blitz. Quindi ti faccio fuori prima lei e poi quell'altra. Sì, avrei potuto capire avesse... Vabbè, allora, è un blogger. Sì, sì, però... Avesse avuto sidestep sarebbe stato sensato. Così, meno. Sì, o avesse fatto un blitz, non lo so. Perché è debole. Cioè, se copre a due, copre a due. Se copre così, sei debole. Aspetta, vediamo come muove gli altri. Perché non è ancora detto che sia un errore... Un vero e proprio errore, ma potrebbe essere una strategia. Qua si è aperto, vedi? Già, doveva lasciarla dove l'aveva messa prima. Ah, ecco, perché vedi? Sì, ok, l'ha buttato giù, benissimo. Ha messo la guard. Due guard. Esatto, adesso è molto più difficile tirare giù con l'amazzone in contatto. Sono due guard blogger che porta una vicenda, brutta roba. Ok, okay. Quella mazzona lì non ha influenza secondo me, però cioè poteva anche muovere uno scattino in diagonale in basso a destra e creare un minimo di screen perché c'è comunque un corridoio. Bene, cioè, direi che non so che miracoli potrebbe fare, però... Però, in realtà... Con qualche blocco un po'... azzardato, potrebbe andare a far fare qualcosa. No, perché l'unico Beastman che può arrivarci quello dietro... Non lo so. Se con quel Beastman lì riuscisse a fare un blitz e a spingere via... Quella fra tiro di dojo, sì, ciao. In realtà, guarda. Perché i bismi che possono segnare sono quelli anche dietro a questo bel triangolo. Però l'unico che è in grado di prendere la palla alla mano è un po', però questo qua deve passargliela per forza. Quindi questo qua deve fare un passaggio alla mano. Io scusatemi, ho sbagliato il mio mouse, perché uso il mouse. Allora, con lui, passaggio breve ma intenso, passaggio alla mano, perché secondo me
ha sbagliato a non muovere questa lineman qua, Aete Star Reader, sulla sinistra, in diagonale in basso a destra. In alto. C'è un corridoio. Scusa, perché tu sei girato. Sì, scusa, parte. Sono girato. Sì. Sì, sì, hai ragione. C'è un corridoio che potrebbe... Quello ci poteva stare, ma quel corridoio non va bene perché è troppo... Gli mangia troppe caselle di movimento. 3, 4, 5, 6... Sì, hai ragione. Anche se quel Beastman è un movimento 6, no. Beh, non è messo bene, dai. Allora, non voglio dare la soluzione perché potrebbero ascoltarci, non voglio falsare la partita. Però c'è un modo. Però c'è un modo. Ok, ok. Guardiamoci l'azione e vediamo come. Botta secca. Oh beh, era tackle block. Andava bene tutto. Tackle, sì, col tackle. E si sale a 4. Si sale a 4 injury. Bella rimozione. Sì. Deve anche farsi un po' i conti per gli eventuali passaggi e passaggi alla mano, perché la distanza è lunga. Eh sì, è millimetrica la Vediamo. Questo è andato. Quella. Vi ricordo tutto senza reroll. Bella là. È giallo. È giallo? Sì. Vai, passa. No, è arancio. Si incasina. Si incasina sul passaggio. Beh, ci sta. Ci sta, ha fatto bene a provarci. Sì, no, dico ci sta anche che non sia riuscito perché sì. Era un'azione molto complessa, senza reroll e senza skill di passaggio. Sì. Non era dove sarei passato io, ma... È stata una bella inquadratura del ritorno in campo. Che cosa avresti fatto, Lanz? Beastman a destra? Caos Warrior aveva... sicuro. Aveva il... A meno che non fai un passaggio al Beastman, il Beastman passaggio alla mano e poi faceva quello che ha fatto adesso con la palla in mano. Doveva fare così, il fatto che avrei blizzato col Sucker, con Tackle Breastle, sulla la mazza più esterna sulla sinistra e poi avrei avuto... probabilmente molto più campo libero, anche se avrei dovuto fare due scatti invece che tre dodge. Sì. Ok, allora vado attacco per le amazzoni, come telecamera. Sì. Tanto Apostoli sta soffrendo perché ha votato Chaos, quindi... No, ha votato amazzoni. Ti sia votata massa, non sbagliato. Il blu mi ha confuso. Si stava preoccupando per il passaggio. Cavolo, mi sento come... Ti ricordi le porte di Labyrinth? No. Sappi che uno di noi dice sempre la verità, mentre l'altro mente sempre. Quindi uno di noi dice quello che è vero e l'altro dice il contrario di quello che è vero. Sono io. Dico sempre il contrario di quello che vorrei dire, tra l'altro, però vabbè.
Fantastico, dai. Va così, questo periodo va così. Votate, sto dicendo quello che è vero o sto dicendo il contrario di quello che è vero? Ha votato, ma no, però dà quasi ragione perché ha votato Amazoni, ma ti fa caos. Situazione win-win si direbbe. Oh mamma. Eh beh sì, però capisco. Voglio dire, la logica mi porta a votare una cosa, ma Blizzone! Mi sono rotto i coglioni e prendo un turno bonus. Mamma mia. Beh, gli serve. Sì. Cioè, in realtà no, perché sto dicendo 1-0. Però comunque non gli serve, ma gli fa piacere. Dato che sto dicendo il contrario di quello che vorrei dire, ci sta. Ma sei veramente alla porta di Labyrinth. Ragazzi, mi hai indotto a dire una minchiata pure a me. No, beh, ci riesco anche da solo, però. Sì, sì, c'ho tipo Sinch dentro. Signore dei segreti delle minchiate. Esatto. Bella, questa è una bella rimozione. Ottima. Per le Amazzoni. Intanto vi ricordo che siamo a 4. Madonna ragazzi, siamo a 4 injury. Ok. 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 Ci sta, lo scatto. Ah sì. Quasi quasi vorrebbe fare il dodge e scattare un'altra volta se potesse. Almeno non so se può ancora permetterlo. No. Sì, potrebbe farlo. Sì, potrebbe, ma dico. Non è angoloso, dici, non si è angolosito abbastanza. Gli basta che li scatterà di fianco. Ah, ma di dove siete? Allora, io. Siamo tutti e due genovesi. Butter School, grazie per essere venuti tanto della partita. Siamo tutti e due genovesi, solo che Lanz vive a Genova ancora, mentre io vivo a Trento. Ho viaggiato un po', diciamo, in questi anni, e da quando avevo 22 anni che non vivo più a Genova, sono ritornato a Genova 2-3 anni, poi sono di nuovo ripartito. E ora sono stabile a Trento per il momento. Vivi a Genova ancora, come tutti quelli che... Oh! Madonna, che l'epico però, ragazzi. Madonna! E siamo a 5! Ragazzi! Nuffle! Che pezzo di merda! Sì. Però... No, se le... Allora, li scatti te li vai a cercare, però li vai a cercare. Passa sì, l'armatura, sì. Passa... 11 armatura, 10 di... 12 di injury. No, ma... Moriva un troll, cioè non lo scatto. Quello che vuoi. È altra vero. Emozione. Però tu dimmi, se anche non fallisci con lo scatto. Perché l'hai fatto, cioè? Che cosa ti ha portato lo scatto? Ok. Voglio dire, non puoi prendere la palla e passarla indietro, vero? Perché deve ancora arrivare. Quindi tu rimani lì, arriva la palla, la prendi, poi è il turno del caos. Tu sei in mezzo a 5 guerrieri del caos con Chloe, Mighty Blow e Tackle, ti guardano e muori. Cioè... Sì, probabilmente guardi in basso, hai pure un pentacolo, sei arrivato nel quadrato del pentacolo. È lì che si officerà il sacrificio. Cioè, ti sacrificano a qualche dio del caos e la palla cade per terra. Cioè, è la seconda volta che fa comunque, tra virgolette, l'errore di non proteggere i propri giocatori, perché sì, alla fine li lancia in avanti e poi muoiono. Ora questo è morto di scatti, ma sì però sarebbe successo la stessa cosa. Sì, la differenza è che non ha fatto punti esperienza, gli ha fatto il campo il punto esperienza invece del guerriero del caos. Esatto. Sì, Nuffle dai, toglie ogni punto, a chi più a chi meno, direi io. Sì, ma soprattutto comunque... a chi meno in questo turno, con un blocco due dadi. Esatto, a chi meno forte. A chi meno. Parte il blizzone di fidanzamento. Ma no. Dice no, non sei
il mio tipo. Visto che la sua ex è in infermeria, ha detto me ne trovo un'altra. Sì, più che altro si è innamorato del Chaos Warrior che ha ucciso due persone all'improvviso. Ci quelle sta. Mi tiravano i capelli e adesso sono morte, quindi dovrei aspettare. Sebbene ha fatto un ottimo blitz con te e con sì. Wrestle. Sì, sì, era perfetto. Che ricordiamoci che comunque Wrestle, sai, è giù, magari faccio un fallo, dato che ho 14 giocatori. Ah sì. Comunque dai, Teo, ce la puoi fare, dai. Calma e sangue freddo, come direbbero i Lizardmen. Più per, per il sangue freddo che per la calma. Assolutamente. Dato che a parte i Luigini c'hanno sempre dei Croxigor incazzati come delle bestie. I Luigini, bellissimo. I Luigini. No, ragazzi, c'aveva Tackle. Non è che puoi dire, però c'avevo Judo, c'aveva Tackle. Che dodge devi fare all'improvviso così? Sull'uno dei tuoi Tackle. Ok, ok. Sì, sì. Però cazzarola, non aveva nient'altro da fare prima di provare sto Tackle. Tipo muovere forse qualche no. Lineman. Qualche lineman sì, ma... Boh, non so, per dire che... Vabbè, dai. Dove lo mandi? Ha seguito? Possiamo soprannominare Monty Tenente Dauntless? Che... Monty usa il caos. No, scusami, Teo. Teo è un po' Tenente Dauntless. Teo, sì, è un po' il Tenente Dauntless. C'ha il frenzy nelle mani. C'ha il frenzy nelle mani. Non c'ho paura di niente. Nonostante le botte secche che Monty continua a tirargli. No, e nonostante gli effetti devastanti sulle sue povere amate. Secondo me potrebbe essere un pochino tiltato in questo momento. Ha subito molto, anche se sta vincendo, ha subito molto. Cioè, il fatto di essere greedy invece che difensivo ti porta comunque ad avere un atteggiamento che alla fine, se poi pareggia, vai a perdere con tutte le rimozioni che ti hanno fatto. Eh sì, c'è questo rischio. Era meglio giocare in difesa, hanno tutti i dodge. Era meglio giocare in difesa. Invece dodge con Tackle, madonna però. Vabbè, allora. Eh sì, vabbè, allora i dodge da Tackle purtroppo non gli si possono neanche. Sì. Diciamo che secondo me, lo sai che secondo me il Blitz lo ha un po' rovinato. Ma si è sbilanciato non solo come rischio, ma anche come posizione dei giocatori. Ma dico il blitz a metà tempo, cioè all'inizio del tempo. Non il blitz quello che gli ha rimosso. No. Allora, l'evento del calcio d'inizio. Altro rimozione. Qua ragazzi il caos finisce che vince 2-1 tra un po', eh. Così per rimozioni. No. Rispiegami bene, scusa, che non mi ricordo di quale blitz. L'evento del calcio d'inizio. Sì. Ah, scusami, ok, il blitz del calcio d'inizio, ok, ho capito. Esatto. Secondo me quello invece che aiutarlo. Sì. Avrebbe dovuto fare un blitz e muovere tutti indietro ad H, a doppia e... Sì. Se c'era la possibilità di fare un blitz, non è obbligatorio fare blitz. Sì, vabbè, quella credo ce l'avesse assolutamente. Certo che anche l'inventore di Bloodwall a chiamare due cose con lo stesso nome sono proprio ingegnati, Ora che penso. Cioè, abbastanza. Non è mai successo che io non capissi di che cosa stia parlando, ma effettivamente cercavo di capire quale azione di Blitz l'avesse rovinato, invece era il tipo. Esatto, esatto. A chiamarlo in un altro modo.
La versione italiana si chiama Ora! Quindi... Ora! Now! Una cosa così poteva essere. Ci sta. Tanto Naffo si sta anche tossendo, per fortuna. Sei sono le Amazzoni. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. E qua a questo punto la difesa è impossibile. Dovrebbe cercare di trovare un miracolo, ma deve fare un errore. Sì. E se è possibile rimuovere qualche disco in qua e là. Esatto. Tipo mo questo Frenzy poteva fare anche il blitz. Mighty Blow. Beh, può farlo. Sì. L'ha mosso. No, dico sì. Sì, ce l'ha anche l'altro Mighty Blow, però con Frenzy c'è i due blocchi. È vero, è vero. Perché in panchina stanno 2 KO, quindi al massimo questa squadra può arrivare a 8, no 3 KO, può arrivare a 9. Sì. 9 è già un numero accettabile, non si riuscirli tutti. Dario Zappi dice, mi ricordavo che si chiamasse Fregati, non Ora, in italiano. Allora, dipende dall'edizione. Tu a quale edizione giocavi, Dario? Ti ricordi più o meno se era la... dai gli scatti, se era... arriva il beat. No, ma che? Vabbè, almeno ha block, però che sfida. No, non ha block. No! Iron Line Woman! Ragazzi. E siamo a 6 o più, quindi ormai chi ha votato 6 o più vince. Ma increscioso ed incredibile, eh. Questo ci insegna a tutti quanti, occhio a con chi scegliamo per fare blitz, anche se ha 2 dadi. Già. Però ragazzi, un pugno morto, cioè. C'è da dire che fanno un po' a gara chi se ne rimuove di più, nel senso, fanno a gara... Ma dici, il pavimento e il giocatore del caos? Esatto, ma chi ne rimuove di più, quindi... Cazzo! Mamma mia! C'è il pavimento che sotto l'erba c'è l'astro granite zigrinata. È vero. Bravo Dario! Tanto... Ma perché me lo ricordo anch'io Fregati, sai? Anch'io mi ricordo Fregati. Però non mi ricordo in quale edizione si chiama. La prima del... Era il 2009. Magari era nel gioco da tavolo, era Fregati e qua l'hanno tradotto Ora. No, me lo ricordo nel gioco da tavolo Ora. Se qualcuno sa, scriva. Temutissimo. E altra rimozione. Dario, credo qualche edizione degli anni 90. Poi le va giù anche qualcuno.
Ah, non è male, questo blocco fallito. Per Teo, può cercare di rimettere cose un po' in sesto. Sì. Per quanto possibile. Comunque i giocatori del Caos hanno detto in maggioranza che vincerà il Caos a partita e i giocatori della Amazzoni invece in minoranza, quindi... Vabbè. Sì, basing c'è stato, però... ha fatto molto bene a fare un semi-screen sul suo basing coprendo dal giocatore con Takeall. Parzialmente, purtroppo, riuscirà volendo comunque ad arrivarci. Non lo fa però. Dadi. Arriva il dodge. Bello il chain push sul tipo. Monti anche lui si è rotto i coglioni, come dicono. E sta cercando di fare una gabbia intorno alle Amazzi invece che intorno alla sua palla. Ok. Secca, ma intanto si portava anche meno. Stordita. Cercando di vedere se c'è qualcosa che possa fare. Yeah.
niente, direi. Comunque, direi niente, sì. Escludendo dodge al 4 e al 5, non. Magari sposta con la gabbia. Abbiamo capito che ti piace fare i blocchi, se no non giocheresti caos. Sì. Intanto iniziamo un altro sondaggio veloce, solo 2 minuti di tempo per votare. Riusciranno le Amazzoni a restare almeno in 3? Entro la fine della partita. Al momento sono i 4. Mi pare, giusto? Sì. Torno subito, 30 secondi, spero. Fallaccio qua ci vuole, ragazzi. Beh, sono in 4 adesso in campo. Si è nascosto la faccia nell'erba perché. Uè, ciao Brief! Bravo, la riga di pattoni a posto. Arriva a fallaccio. Armatura la passa. KO. Ricordiamoci che devono rimanere in 3. Dopo i tiri per il KO. Però. Cacciato via per eccesso di spettacolo dall'arbitro. L'hai vista? C'è stata una terza rimozione, Lando. L'ho vista, okay. Sono arrivato giusto in tempo per il KO. Intanto lei si porta in posizione per il big. Scappare non gli giova. Sì, puoi farlo su chi vuoi, Brief, il fallo. Lo stordito prono è la stessa cosa, devi sempre fare un tiro armatura, se lo passi fare un tiro injury e se viene stordito di nuovo rimani stordito. L'unica cosa che personalmente ci sentiamo di non invogliarvi a fare un fallo su un giocatore già stordito perché rischiate solo di essere espulsi, a meno che quel giocatore non è ovviamente un giocatore chiave che volete morto. Allora in quel caso tutto ci sta. Se invece è un fallo gratuito, meglio farlo. Allora il sondaggio è terminato, in 3 persone hanno risposto no, non ce la faranno a rimanere in 3. E una sola persona ha risposto sì. Vediamo. Cioè in 2 minuti che ho messo il sondaggio non ho eliminata una. Lo faccio durare poco perché non sei mai, no? Gli ho detto. Giusto, giusto. Beh, per forza altro fallaccio. Bisognava fare un altro fallaccio perché sennò rimangono i 3. Ah, per quello.
questo qua c'è tutta la squadra qua. Tipo. Vuol dire che l'ha cannato il Dodge, ragazzi. A 50, perché ci ricordiamo tutti che è un'umana. Però l'ha fatto con reroll. Reroll speso di tasca sua. E parte un blitz. Ragazzi, la ribellione. Purtroppo però non violentissimo. Ecco, però ritorna un po' indietro anche. Perché è rimasta lì? Fermo, però a muovere un pochino glielo mettevi di fronte e dici, oh, fatti sto blocco che c'ho Dodge. Cioè, comunque Dodge è sempre un'abilità pericolosa. Non ce la farà mai. Non ce la farà mai. C'è piccola comunque. Sì, sì, infatti non ce la farà mai. Infatti, infatti. Però per dirti, Deco ce l'ha tutto sulla sinistra, non ce l'ha andare a destra. Allora. Ma è vero. Non ci arrivava così. E qua lo deve coprire, perché fa l'errore di non coprirlo bene. No, ma non è possibile fare questo. E sono mossi i forzuti dietro. Sì. E Bismen davanti. Ora deve eliminarne una, altrimenti rimangono in tre in campo. E vince il pole solitario. Qua con Tackle va giù. Stordito, palo. E qua. Se devi fare un dodge, fallo con quella in alto. Meglio. Ma si sì, no. Altro. Niente. Flip table per il guerriero del caos. Non riesco ad immaginare un guerriero del caos che flippa un table. Ah sì, ma fa sempre così. Tirano le mani così. Bello che dico, tirano le mani così. Non siamo in campo. Però vabbè. No, però ho capito. L'idea è quella. Sì, sì. Intanto arriva un bel blocco con Tackle. E non sa anche bene, perché avrei qualche conflitto poi blocco. Ah sì. E devi fare. No! E vince il poll! Però attenzione! Adesso che sono uno pari e la finale l'hanno fatta la partita con i. Come si dice? Con gli. Cazzo, con l'extra turn? Con gli extra time? Sì, 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 okay. Credo di sì almeno, cioè. No, attenzione. Allora, vediamo perché io ce l'ho in ritardo. Quindi. Oh, un Bismen si riprende come se nulla fosse. I morti non si riprenderanno mai più. Ma li si rialzano quattro tizie, quindi vince di grande misura, eh? Ha schierato ben 7 ammazzi, quante? 4, 2, 6, 7. Chi è che ha votato sì? Io. Bravo! Io ho votato Nolan. Lo so, tu sei quello che mente, quindi. Sì, è vero, hai ragione. È giusto che tu votassi no. È vero. Siamo così in simbiosi che sapevi sia cosa pensavo io, sia cosa avrei votato. Esatto. Mamma mia. Mi sarà importante vedere chi vince il toss per i supplementari. Sì, è vero, l'Amazon ce l'ha. Se non butta sempre tutti a Ramengo. Casualmente sì. Chiaro. A parte che adesso ha così pochi pezzi che. Cavolo, non sarà facile comunque, però sì. Beh, così pochi pezzi. Siamo 7 contro 11.
Però potrebbe entrargli anche l'ottavo, se fa anche io. Sì. D'altronde è solo un turno di picchio, quindi anche una possibilità per tirargli fuori qualcuno. Cosa in cui non è stato fortunato. Ma se non gliene tira fuori almeno due sarà comunque in 11, perché ha una riserva al caos. C'è una domanda per te, Lance. Oh! Ah, un recordaccio, Brief. 11-9-9, però... con gli ogre. Visto che sono ogre, ero comunque primo tra quelli che non avevano... che avevano giocato solo ogre come team. Il primo assoluto era Cyber Knight, ma lui portava i... Bretonia. I bretoniani, quindi il secondo subito dopo ero io e sono passato io. Arbitri cornuti, finalmente, no, arbitri cornuti, sempre arbitri cornuti, prendere i roll. Stavolta mi sono rotto i coglioni, zero reroll, arbitri cornuti 3, senza neanche fare il turno. Io continuo a dire che Nuffle ce l'ha pesantemente con le ammazze. Quanto fare, sì. No, se mi dice il contrario, mente e sa di mentine, come diceva qualcuno. Quindi è fresco. Assolutamente, mente di fresco. Allora, Mister Apostolo dice, passa il primo per ogni razza? Anche, mi pare di capire, no? Passava il primo per ogni razza. Adesso passa anche il secondo. A meno, sempre che abbia un valore di... belli sti tiri che passa l'armatura. Un valore di win rate calcolato da Spike, dal sito Spike, che è 70 o superiore. Per gli Stantis sarà 65 o superiore, che comunque vi avviso. Dai, che sfiga. Ho visto. Vi avviso, 65 per gli Stantis è un punteggio enorme da raggiungere, molto difficile. Quindi... Sì, mi starà a posto, sì. Ecco, a posto di non dire troppo forte, migliori Halfling. Perché Lanz proprio gli Halfling ha come avversari. Esatto. E stavamo parlando oggi che fra tutte le squadre che gli potevano capitare, il match, a parte togliendo i campioni ovviamente, quindi togliendo gli streamer forti, le persone forti, no? Ma una persona alla pari, quindi contando solo la razza, tra tutti i matchup che gli potevano capitare, il peggio erano proprio gli Halfling. Come gli ho detto io, per una cosa ben definita, che gli Halfling ti rubano i reroll con uno chef a 100.000. E quindi gli ogre già hanno pochi reroll, 1/2, perché uno ci abbiamo messo tanto, ma gliel'avevo fatto comprare, se l'ha comprato volentieri. In più, con gli Halfling, cioè, è così, giusto Lanz? È vero. Dal punto di vista del pre-partita, degli inducement e dei reroll, è una situazione veramente brutta, perché praticamente mi forzerà a giocare senza reroll e gli ogre sono la squadra che ne ha più bisogno di tutti, quindi... Sì, paradossalmente gli Halfling con lo chef... fossero stati i goblin cazzate puttanate non è un problema, ma gli Halfling con lo chef hanno proprio un punto di forza veramente... D'altronde c'è un motivo se per le altre squadre costa 300.000 lo chef, no? E quindi è incomprabile. Gli Halfling con lo chef sono uno dei più brutti matchup per gli ogre, che partono comunque svantaggiati. Hanno sì, un basso team value. Molto basso. Sì, per quello più che altro, perché tu ti compri un ogre base senza skill e ti costa 140k, no? Poi ti devi pure mettere block, quindi devi sperare di fare un doppio, per dire. E inoltre possono toglierti le roll che a te servono, perché dici l'unica cosa che posso fare se mi viene un boned nel momento peggiore è magari posso rerollarlo, perché non hanno l'owner i miei ogre. Ci sono pure gli Halfling che ti bullizzano gli Snotling, quindi in generale sei un Halfling con block, cioè è un blitzer della madonna contro gli ogre, quindi è proprio brutto come matchup.
Eh sì, poteva andare meglio, poteva andare anche molto peggio, quindi vabbè. Beh, se beccavi uno di quei, vabbè, top, non te la giocavi neanche. Esatto. Gli Ogre comunque non sono una squadra fantastica, cioè... No, sono tipo l'ultima ruota del carro. Sì. Giustamente, però vabbè, ora cercheremo delle soluzioni, vediamo un po'. One does not simply arrive to playoffs using Ogres. Come diceva quello. Come diceva... Chi era? Boromir. Esatto. Drower Rock, ragazzi, datemi una soddisfazione. Capò, rimozione. Le Amazzoni riescono a fare finalmente una rimozione. Grazie ai loro tifosi. E hanno vinto il toss, quindi iniziano... Ricordatevi che c'è il Golden Touchdown, chi segna vince. Già. Quindi la possibilità ce l'hanno davvero. Sì, sì, lo sarà, Dario. Lo sarà. Oh, morto! Finalmente si svegliano le Amazzoni. E siamo a 7 cas. È una partita con tantissimi morti, mi piace. Cioè, mi spiace per chi li ha subite così tante. Lo spettacolo ne ha guadagnato. Ah, sì. Partita spettacolare. Oh, botte secche come se ci uvissan proprio. E via, fuori di ball. Bravo. Ecco, comunque la vittima sacrificale ci deve sempre stare, però se sopravvive poi diventa un grosso problema. Il problema è che ci sono 4 uomini bestia che la possono raggiungere. Quindi, boh, anche qui non so. Aspettare un attimo che il caos si... come dire... si muova. Sì. Bravo, non mi viene il termine, però si muova. Bilanci. Si sbilanci, sì. Ecco, sì. Ha fretta, ha tanta fretta. Purtroppo la fretta con questi team armatura 7 è cattiva consigliera. E sì, bravo Apostoli. Coach Teo ha purtroppo sempre 0 reroll. Mentre Monty ne ha 3 perché l'ha pure dato un reroll il papà. Il coaching o le cose. Ah, presa. Al 2, quindi finalmente ha deciso di prenderla con una legittima 4. Sì, buona idea. Sina. Ha già fatto bene nel primo tempo, sì. Infatti arriva al primo. Ma blocca 3 dadi qua, ragazzi. C'è poco da dire. La blocca in un corridoio di pattoni infinito. È vero, mi strapposto. Però sono ancora 8 turni a testa. Poi neanche una bait a sinistra. Non so cosa avrebbe potuto fare, ma dato che calciava lei, poteva almeno creare un'opzione per il thrower. Così sono tutti lì, se li venga a pigliare. È anche facile difendere per me a un certo punto. Sì, muovendo tutti dallo stesso lato non ha creato diversivi. No, a meno che non riesca a liberarsi con qualcuno di qui effettivamente. Quello magari potrebbe essere un diversivo. Vediamo. Però non è che il caos... Ok, va bene che non è molto mobile, ma non stiamo parlando di altri che muovono di 10. Stiamo parlando di Amazzoni che muovono di 6. Quindi anche loro non è che possono cambiare il gioco champagne. Giusto. Parte blitz. Comunque botta secca, ragazzi. Wow. Lì non l'avrei spinta però. Gli va anche di culo. Ma gli va di straculo. E via un'altra. 8. Aia. Perde un punto e diventa un halfling.
Sì. Perdo punti di armatura. Agilità 4 in topless. Purtroppo non va bene. Cosa vedi di sbagliato? Da parte di, del caos? Sì. Innanzitutto la palla non è coperta, però possono cambiare lato un po' queste tre amazzoni. Sai che ora quando, come ora... Quando... Sì, sì. Vabbè, quando finisce il turno ve lo dico. C'è un grosso gap di cui non si è reso tanto conto, secondo me. Ah, cazzo, l'ho visto. Non dico niente, ma l'ho visto. Ok. Ok. E sì, comunque è chiaro che quella fuga sulla fascia era destinata a fallire miseramente. Sì, no, magari non così miseramente, anche perché, ripeto, il tizio che l'ha blizzata non aveva take, credo, a meno che non l'ha rimosso indietro. Sono persi, aveva take probabilmente. No, non aveva né take né contrast, quindi non un gran blitz. No. Però con questi tiri c'è chi può e chi non può. Io può. Peccato, pure l'unico Beastman con dodge. Direzione di spinta pessima. Sta ringraziando, mi sa Monti. Sensi. Era l'angolo debole. Bravo. Dove vai? Almeno creati un buco lì sotto. Perché ti stai bloccando la strada da solo? Vabbè, dai. Chiaramente no, non è sempre no. Facile vedere. No, no, certo, però qua. Sì, sì. Cioè, se lui lo spingeva giù, lei poteva con un dodge poi avere un po' di campo libero sulla destra. Vero. Può essere anche che la prenda un po' più calma e cerchi di spostarsi sulla sinistra. È che gli costerà dei dodge in zone di table che sì. Non sono mai... No, infatti. Beh, va per i blocchi, dice, ti tiro via. Anche qui segue. Da di blocco brutti, la sua discolpa, veramente. Sempre, brutti. Sempre. L'unica botta che ha fatto... Io ho paura di andare a vedere alla fine quante botte ha fatto Monty. Comunque, l'unica botta che ha fatto l'ha fatto con, sul Blitzer, che, sul sull'uomo bestia con dodge. Ok, quindi adesso torna indietro con la palla, perché Chaos Warrior ci sta già guardando malissimo. Sì. Comunque è curioso il Beastman con Jump Up, eh? Sì, è un po' curioso che non abbia almeno block. O magari piling on. Ah, ma capisco il doppio, però sai, su un sì. Killer block. Sì, perché lui vuole farlo diventare un piling on, close, block. Sì, sì, è anche vero. Anche sassate di armatura. Questo succederà tra mille livelli. Con armatura 7, Forse è meglio piling on, che almeno stai già a terra. Esatto. Avreste l'ok. Smarca. Oh mamma. Preferisce farsi smarcare piuttosto che smarcare. Smarca loro. Dalla lista, bro. A quante morti possiamo arrivare? Si chiede. Vediamolo insieme. Oh, comunque le guardie ce l'ha. Però ce l'ha anche il guerriero del caos. Però non ha blizzato. Potrebbe arrivare il blitz del Beastman, che non è drittissimo, ma ci arriva. Sarebbe un altro brutto blitz. Già. E la sua armatura 7. Una camicia di flanella.
Ecco qua che ti ha doggiato. È andata anche benissimo, è andata benissimo, sì. Purtroppo usare la parola benissimo parlando del giocatore di Teo non rende idea ed è ingiusto. Però sì, è andata bene, dai. Però almeno questa cosina piccolina, una goccia nello stagno, è andata. Comunque, almeno un giocatore con l'IP in un team di Amazzoni non l'avreste fatto più tanto. No, a meno che non ho, non ho preso più un'agilità, ecco. Agilità 3, l'IP al 4 più, e... oh. Hai ragione, non è che hanno per i long legs come... Eh sì. Due 4 li ha tirati. Fossero sopravvissuti. Vediamo chi è morto. Quella con movimento 7 è morta. Ma si prova solo quello. Ah no. Sì, sì. Arriva. No. Stavolta... no, stavolta ti è andata male. Spinta indietro, comunque, ottima spinta. Ecco, adesso non dico nulla, ma il giocatore dell'Amazzoni qualcosina può fare, secondo me, per portare una difesa della palla decente. Sì, credo anch'io. Sì, è la seconda volta che Apostoli dice ora ce la può fare. Dai, ora ce la può fare! No. Ora! No. Adesso! No. E non ce la fa, di nuovo. Ma va bene così. Vediamo che cosa si inventa. A questo punto ha mosso il portatore di palla e quindi non puoi passare, non puoi fare niente. Vuole fare una gabbia. Non credo, spero di no. Ma mi sembra che l'intenzione sia quella. Ci deve essere qualche dio azteco molto gridi delle morti delle Amazzoni. Io devo essere sincero, dato che non l'ha fatto, avrei fatto un blitz per scaricarmi questo Beastman che ha appena bloccato lei. Poi avrei portato un paio di persone là sulla fascia a coprire la thrower. E avrei cercato di smarcare dall'altro lato invece la giocatrice che ha wrestle qua che è per terra, per cercare di creare un po' di zona di passaggio, di cazzate e via così. Però sì, non è una cattiva idea, poteva fare. No, più che altro perché fare una gabbia a contatto di base con un Beastman, un Chaos Warrior, che già le prime due ti partono. Vabbè, doppia botta. Doppia botta ci piace, se ora lo elimini cortesemente. Sì, ci sta. No, ok, fallo sul Chaos Warrior però. Di uno. Fa una gabbia vecchio stile. Ora devi togliere quell'Amazzone, portare nell'angolo in alto a destra e fargli un fallo. O se no fargli un fallo da qui. No, secondo me deve bloccare sul Beastman. Sì, sì, anche quello. Vabbè, ha una guardia lì sopra. Sono entrambe guardie, quindi sì, se fuori non si alza non ha così facilità di fare un blitz due dadi contro il portatore di palla. È brutto, ma è a brutte skill il giocatore per terra. A posto li ha block e guarda. Perché ha seguito? Frenzy. Ah, vabbè, dai. Provo. Dai. Buono. Almeno l'ha tirato giù, peccato che non l'ha.
sì, il problema era meglio il fallo a sto punto col friend. Comunque no. non male. Se il Chaos Warrior non riesce a risolvere, è comunque una bella azione. Sì. Dai. Peccato che ha un sacco di gente in contatto in base, ma Chaos si alza perché tanto da guardia a chiunque. Però... come pensa di blizzarla adesso la fa? Infatti, sì. Col Beastman... Sì, ok. Ok, ci può arrivare. Ci può arrivare, però... Però dovrà fare due scarti. Intanto Chaos Warrior con jump up, ragazzi. Ah, questo non l'avevamo considerato. Chaos Warrior con jump up. Peccato che non ha atterrato, però. Cioè, peccato nel senso che la sua opzione ovviamente è saltata. Qua equazioni di secondo grado per le guardie. Ah. E non buca l'armatura di Penelope. Nice. Stava considerando quale fosse la casella migliore. Parte il blitz. Parte il blitzone. Un tico. Ma botta secca, così non ci pensiamo proprio, giusto Lanz? È chiaro. È morta Xena pure. Oh mio. Ragazzi. E prende pure la palla il coglione del caos, ragazzi. Oh mamma. Allora, apostoli, vuoi dirmi ancora qualcosa su Nuffle? Da Nuffle prende, Nuffle, ne vogliamo parlare? Mamma mia. Cioè, Teo, faremo una donazione alla tua squadra in monete d'oro. La partita non è ancora finita, ovvio, però ragazzi, va a spinte. Gli basta per i due dadi. Teo dice nome del team profetico. Sì, ma se li era già rotti, adesso se ne deve far ricrescere un paio e romperseli di nuovo. Ora devi fare il blocco a due dadi contro. No, è un blocco a due dadi. È un blocco a due dadi. È un blocco doppia a due carta. Dadi. Sì. Almeno questo gli è rimasto. Anche Tackle, ma non ha dodge per fortuna, però. Dai, io ci credo in questo. Bravo, fa una cosa che mi piace. Bravo, questa è stata una bella azione. Era giusto così. Vai, sulla Amazzone che la sta. Bravo. Bravissimo. Ora ti rimbalza la palla in mano, glielo un feeling. Dai. Calmo. Dai. Ora sta veramente underdoggando totalmente qui. Ma figurati! Brutto. Il posto più brutto dove mettere la palla forse era in mano al Beastman, ecco, però cioè. Dai. Manco lo scatter, vabbè. E tuttavia la rimessa in contatto. Io questa cosa del mettere sempre di bazzare gli Amazzoni. Cerca di... però lì c'è anche un guard. Ti bloccano via. Ora fai scatterare la palla. No, penso che la controlli solamente. Controllerà per 3 o 4 secondi ancora. Probabile. Andiamo a fare scatterare così a randa. Sta pensando, secondo me. È un catch al 5 in realtà, neanche al 6, quindi sì.
se non la prende cambia di nuovo lato, perlomeno. Sì, potrebbe anche andare in un posto peggiore. È una bella decisione, infatti il tempo scorre. Sta tirando la monetina 5 volte per vedere la maggioranza. In media cos'è uscito? Sì, sì. L'ultima gli cade di taglio e impazzisce. Esatto. Nel tombino. In casa. Chi non ha un tombino in casa? Sei secondi. No, si è... no, si è semplicemente addormentato. Cioè. Ma non so se riuscirei a dormire dopo una partita come questa, però è probabile. La notte. Madonna. Forse andrei a dormire solo per resettare il cervello il giorno dopo. Pensi di avere un cavosuolo nell'armadio. Ma ieri, dopo le partite di ieri, io... Cosa fa? Ah, ok. Oh! Spintina, spintina. Ah, buono questo, eh. Era il killer questo qua. Eh sì. Tegoma di blow. Fermite e close. Fermite. 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 Vedi la mano proprio a palmo così. Sì, sì. Dani bravo, Duni. Favorisca il block. Qua le preghiere, solo un doppio teschio ci potrà salvare, recitano. Vabbè, almeno Brestel ce l'aveva. Giù la guardia. Eh sì. E non è male questa giù la guardia, eh. Non è male. Coraggiosissime queste Amazzoni che combattono un'inferiorità pesantissima. Le sta giocando da background. Da background. Da background. Veramente. Ok. Shurenza anche, quindi sì, probabilità non ha. Ci sta, ci sta. Manco l'ha rollato, ha fatto un bel 3 netto. Vediamo come si protegge. Direi bene. Anche se non avendo guard, sai, posso prestare un po' a te. Sì, vabbè, non diciamo nulla perché ovviamente, però forse poteva fare qualcosina di meglio. Vediamo, vediamo. Tanto dipenderà anche da come resistono le Amazzoni in quel groviglio, sì, di... È vero, è vero, è vero. Di caos. Ma più che altro, dato adesso l'ha mosso, però quello che ha preso la palla è uscito fuori dalla gabbia in realtà. Un po' sì. Se stava in mezzo a tutta quella burrida di Beastman, Chaos War, cantate puttanate. Attenzione! Passato. Non si prende la responsabilità. No, non ha neanche bloccato. Perché era in inferiorità con le guardie. Eh sì. A parte il Chaos Warrior sull'estrema. Sul lato sinistro. Quello un blocchetto a due tagli avrei fatto. Iniziamo con le botte. Bello. Sì. Cavolo, potrebbe addirittura arrivare a fare blitz a due tagli. Sì, i mezzi ci sono. Gli deve reggere un po' qualche dado. Sì. Inizia l'ipotesi.
Minchia, oh, sempre a spintine. Meno male che è un frenzy, però vabbè, spintina, dai. Però... frenzy quando non lo vuoi, eh. Proprio... si porta in pareggio di dado, però non, è, non ha funzionato. Adesso, però, in realtà, può funzionare. Deve tirargli bene ancora qualche dado. Non era quello che pensavo. Non era quello che pensavo. Comunque avrebbe fatto uno per il dodge. Sì, tra l'altro senza take, quindi 1-2. Diciamo che l'errore è stato comunque mitigato. Sì. Dal fatto che non ce l'avrebbe fatta comunque. Però no, avrebbe dovuto mettere lei in contatto di base col portatore di palla e poi che aveva guardia e poi fare blitz con quella con blocco dall'altro lato. Sì, 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 sì. In diagonale, due dadi secchi. Tre minuti a questa partita, vero? Sì, come sempre tre minuti, che è buono. Ah sì. Forse la miglior scelta di tempo tra, sì, tra le possibilità. Più enjoyable la partita. Sì, sì. Devo essere sincero, due minuti favorisce molto gli streamer. Perché se ci fai caso... puoi fare tante partite, no? Però è ovvio che si durano 3 minuti le partite. A parte il fatto che sei pro, no? Ti fai le partite in 2 minuti. Però, anche da un punto di vista dello stream, ne riesci a fare molti meno. Invece così ne puoi infilare magari una in più. Vero, e, vero. E portarti anche più in là con il risultato della ladder mentre streami. Sì, diciamo che favorisce anche un po' lo spettacolo. Sì, sì, lo spettacolo, ecco, sì. Sì. Oh, grazie al cielo, un dodge. Eh sì. Pezzo chiave. Forza 4 guard, può essere un pezzo chiave per Teo, se rimane in piedi. Beh, ha tutta l'intenzione di farlo, perché il blitz l'ha già fatto. Quindi sì. Rimarrà in piedi. Dato che non ha uno snotling da lanciargli in testa. È stato primo piano sul palo della meta antipiccione. Che parafulmine. Vediamo se riesce a fare uno scatto a sbagliare. Una bella fuga. Sì. Muove di 7, ragazzi. La spinta qua non favorisce. Chaos Warrior con take, con jump up e block può accompagnare, so. Accompagnare. Esatto. Posso dirti che quel Beastman l'avrei mosso una casella prima, indietro? Anche sì. Perché comunque se uno volesse fare il blitz dell'Ave Maria potrebbe farlo. Sì. Invece la casella indietro. Sì, sì, sì. Vero, hai ragione. Va bene, comunque, per carità. Questo qua. Sì, sì, perfetto. Però questo qua praticamente non sta difendendo nulla. Sta solo tenendo marcata la... No, sta difendendo anche lui perché crea zona di tackle insieme, sì, sì, a quello sulla sinistra. Sì, sì. Però diciamo tiene marcata questa qua che non l'avevo vista prima. Era mezza sepolta e pensavo fosse lì. Eh sì. Blitz sulla palla... è quasi scongiurato. La cosa bella di questo Beastman qua è che ha jump up. È vero che ha armatura 7, quindi forse abilizzarglielo con Mighty Blow probabilmente lo riporta a casa, però...
ha due opzioni: o fa il blitz sulla palla o mette tutti in condizione di fare un dodge che non vorrebbe fare. È quello che ha due reroll, quindi... e quello fa. Guarda come lo butta a casa. Ma che sfiga, oh. Quello stordito sarebbe stato l'ideale. Diciamo che lascia il tiro a Monty. Sì. Bravo, è un rischio che dovevi prenderti. Tanto non aveva tackle, però è giusto. Bravo, 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 questa è carina. C'è ancora un 4 più. Attenzione. No, ha fatto un doppio fail sul dodge, quindi anche con reroll. Ah, cazzo. Dopo tutto il culo che ha avuto, diciamo che... La ciliegina sulla torta, ci voleva, no? Al 2, tra l'altro, che smacco. Faccio 4 morti, un po' lontani. Questa è la volta buona, lo dice Zappi. Apposta lì fa la linguaccia. Questa è la volta buona. No, adesso, adesso ce la fanno. Un blitz a due dadi separa Monty dalla vittoria. Sì, per avere delle possibilità deve fare un block. E tutti devono rimanere lì fermi e lui deve fare un dodge e sbagliarlo. Prima vuole assicurarsi che arrivi il blitz bello tosto. Niente, botta secca. Ce lo stavamo chiedendo. Quando arriverà la botta secca con eliminazione? È arrivata a sorpresa. Non ce l'aspettavamo. No, non ce l'aspettavamo. Avrei dovuto fare un poll. Dai. Meritata vittoria del nostro amico Filippo di Monty. Sì. E... Madonna ragazzi. Ma nel senso, ma staccato donna. Ma ammazzo neanche. Ma no. Ragazzi, ragazzi. GG. Dice apposta. GG. E finisce così, senza niente da dire. Sì, andiamo a vedere magari un attimo. Stadio delle Alpi è il nome più tranquillo che hanno messo questi giocatori. Allora, vediamo un po'. Si vede che non me ne intendo di calcio io. Andiamo sui Dice Rolls. Sì, sì, sì. Ok. Allora, arbitri cornuti? Arbitri cornuti. Questi 22-1 sull'armatura. Cioè, sì. Allora, no, vediamo un attimo l'estate. Allora, sì. Armatura ottimissima. Sì. 80%. Ricordiamo che comunque i pist erano tutti 8. Qualcuno aveva anche 7. 7. Sì, sì. L'amico Jump Up. Jump Up, vabbè, sì. No, dico l'amico Jump Up aveva 7 di armatura. Ah, sì, 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 è vero, è vero. Ma ce n'era anche un altro, forse. Comunque, sì. Jump Up 100%, uno solo, vabbè. Going for it in linea 84. Dodge ottimi. Ottimi, 100%. Meglio dell'ammazzo di sicuro. Ah, mi sa di sì. Purtroppo. Injury, buone anche quelle, un solo... cos'era, KO? Sì. Solo KO. E una ferita subita, lo vediamo nelle casualty. Wake up perfetti, pick up perfetti. Catch 2 su 3, 66% in linea. Un passaggio andato male, che ora non ricordo, ma... Ah sì, giusto, quello dell'attentata meta alla fine del primo tempo.
quindi direi ottimo in generale. Intanto i giocatori del caos sono stati ricompensati con la loro vittoria. E tanti uno, ma credo che siano finiti praticamente solo sull'armatura o comunque poche altre occasioni, perché non abbiamo visto fallimenti critici più di tanto. C'è anche da dire che non ha smarcato tanto, ovviamente. Go for it, però sono in linea, quindi un ottimo set di dadi, per, almeno per i dadi da 6. Vediamo i block dice? Sì, io direi di sì. Madonna, ragazzi. Ma sai. 22 con te, col 23 botte, 23 botte secche. Sì, buoni, ma mi aspettavo... Okay. Sì, la colpa è stata anche che gliela messi lì, però ne ha fatti di tiri, insomma. Sì, sì, sì. Mi aspettavo peggio, ma quello che vedo è che quasi tutte le botte seghe sono uscite accoppiate bene. Sì, cioè, sono singole, non sono doppie botte secche. Vediamo un po'. Esatto, esatto. Singole, adesso c'è una doppia botta secca, una c'era, mi ricordo. Qua non ne fa neanche vedere le doppie. No, c'è solo Defender Stumble e botta secca. Sì, ma pochi. Mediamente non ce n'è doppia botta secca. Mediamente erano spinta botta secca o teschi botta secca, quindi insomma... Cioè, se voi guardate la tabella a destra dei risultati, praticamente c'è tutto botta secca. Quando ha fatto dei blocchi comunque erano anche con tackle, perché io di dodge ne ho visti forse 3 in tutta la partita. Sì. Quindi tutti i risultati sulla destra che c'è una botta, punto esclamativo o meno, erano praticamente tutti botta secca. E guardando, guarda la pagina 3. Sì. Pagina 3, minchia, è devastante. Soprattutto pensando che loro hanno ovviamente armatura 7, quindi c'è... Chiaro, chiaro, chiaro. Vuoi fare. Devastanti. E un solo doppio teschio su... su tutti i blocchi. Vediamo le Amazzoni. Sì, stavo guardando. Sì, un doppio teschio rirollato. Sì, rirollato. Allora, mettiamo di 9 di 6 e andiamo sulle Amazzoni. Allora, Madonna. Armatura 44 e 49 sono tutti gli injury che si è tirato. 45% di armor direi 45. Molto male, anche perché mi pare che le Mighty Blow fossero solo 2. Male, male, male. Quindi male, male, male. Ci sta, nel senso che comunque armatura 7 di base, però è brutta. Molto. Injury devastante. Injury devastante veramente. Ha tirato quasi meglio le armor, no, senza quasi. Ecco, ricordiamoci come funziona leggere gli injury, che magari qualcuno non lo sa ancora bene. Questo successo fallimento 36%, come lo leggi? Lo leggi nel senso che nel 36% non è avvenuta un nel 36% dei casi non è avvenuta un injury, mentre 64% sì. Un injury secca. Injury significa dal KO in su. Ok. Le casual, allora, quindi devastante, perché vuol dire che su 22 volte che l'armatura ha ceduto, 14 volte siamo andati nel campo del KO della casual. Sì, 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 sì. 7, 14, 21. Sì, sì. Anche dodge male. Eh sì, perché è leggermente sotto, a parte che è i dodge, quindi non è, sarebbe leggermente sotto la media per della gente che non ha dodge. Sì, per degli umani senza dodge. Umani senza dodge dovrebbero stare intorno al 70 66. 66. No, 66. 66, sì, sì, sì. E quindi senza... con quindi... dodge insomma, e anche un paio di agilità 4, sempre che l'abbiano mai fatto. Eh sì, l'hanno fatto. Non è morta quasi subito, mi sa. Però... quindi dodge orribili, perché se fosse una squadra AG3 senza dodge diremmo va bene, in linea, sì. Leggermente meglio, ma comunque in linea.
con dodge e due pezzi di agilità 4 possiamo dire male, veramente male. Assolutamente, questa cosa, cioè le amazzoni le conosciamo tutti, sono fortissime perché partono con dodge. È ovvio che ti aspetti che dodge ti salvi il culo nei momenti chiave, ma anche nei momenti di vita natural durante la partita. Così è impossibile vincere una partita ed è comunque rimasto in gioco parecchio, insomma, comunque ha detto la sua, Teo. Sì. Nonostante questi tiri ridicoli che un pochino se li è andati a cercare, nel senso che si è andato a basare da solo, è ovvio che il caos non è che ti spinge e ti resta a guardare, ti segue, quindi poi magari se il turno dopo hai bisogno di levarti dalle balle, devi fare questo tiro di dodge. Ovvio che con una risposta di dodge di questo livello, chiaro, non stai giocando a mazzo, invece. Già, vero, vero, vero. Poi che altro? Go for it in linea, quei tre li ha falliti due nello stesso turno, mi pare. Sì, ha avuto sfiga nel il momento in cui li ha falliti, ma non era mai, non è mai stato in una posizione semplice lui, quindi avrebbe avuto sfiga comunque, penso. Quindi. E ne ha dovuti fare anche tanti, infatti vediamo 25 go for it, sono tanti. Wake up after KO, ottimi, se non altro. Sì, almeno 80... ha giocato con quello che poteva avere. Esatto. Una. Catch 50%, siamo bassini, perché comunque i catch qua si fanno al 2 al 3, considerate le amazzoni. Sì, aveva provato uno stra player points che non gli era entrato, cioè il passaggio è avvenuto ma il catch penso che abbia fatto due. Esatto, casualty male anche qua, perché ecco. Anche qui casualty come lo leggiamo? Lo leggiamo che dei roll che sono andati a fare comunque da sopra il KO, insomma il 40% sono andati Kes. Quindi cosa significa? Che ha fatto, si è diviso in 4 KO e 6 Kes. Quindi durante la partita. Esatto, tra l'altro ha fatto tipo 2 morti o 3. No, sì, penso 3 o 4, 3 minimo mi pare. E una poi la curata. Sì, erano 4 morti e una l'ha curata con l'apotecario. Poi Fireball. Una è morta di Fireball, qualcuno è morto di Fireball. Sì, un Blitzer è morto di Fireball, non ricordo. Sì. Madonna, ragazzi, devo recuperare i replay, devo tagliare la clip. Sì. Perché... Pick up male. Madonna, 50% è sotto media. Sotto media, considerato che è 3 o più e 2 o più, per come ha giocato, ci ricordiamo i primi 3 che ha fallito all'inizio. Sì, e l'inizio della partita, un errore che abbiamo individuato era proprio quello, ha iniziato la partita non mettendo a recuperare la palla una delle due amazzoni con agilità 4. Sì, sì, si è fatta sì. Sentire questa cosa. Sì, purtroppo ha inciso più di quello anche che anche la volta che ha preso la palla da terra l'ha presa al 2, se la volta che mi ricordo io. Sì, sì. Per fortuna poi, per quando ha fatto dei passaggi, gli sono andati a buon fine. Si parlava di agilità 4 su agilità 4, quindi niente di stupefacente. Uno a buon fine e l'altro purtroppo però non è stato preso, quindi lo strapper point se l'è messa. Ah, vabbè. Sì, però... comunque qui ci dà due successi, ma evidentemente... Sì, sono due successi di passaggio, però poi il catch finale è andato... E infatti il catch sono 1-1. Sì, sì, sì. E vediamo i block. Ma sai cosa volevo vedere anche poi dopo? Le statistiche per vedere bene l'injury. Vabbè, sì. Block, guardiamo Madonna, che spinte, ragazzi. Sì. Sembra una partita di judo. No, in realtà le spinte sono abbastanza in linea, perché se tu guardi, 17-14 fa 31, 31 e 29. Sì. La somma dei settori. Quindi le spinte sono abbastanza in linea, un po' sotto con le botte. Sì. E soprattutto molto alto con i teschi. Però se vediamo comunque i risultati dei blocchi, mm-hmm. La prima pagina è carina, nel senso botta... Defender Stumbles, che però un paio di volte o due o tre volte è andato a prendere il Beastman con dodge, purtroppo. Comunque, queste robe qui, di là sempre tante botte,
di là discrete botte anche di là, insomma non è che non ha fatto risultati positivi. Il problema è che non ha bucato un'armatura neanche a piangere praticamente. Sì, e non ha fatto risultati positivi, ma comunque non ha avuto la stessa distribuzione, diciamo, molto molto equa come è avvenuto per il caos. Ci sono un po' troppi doppio botta o botta botta o botta secca e sì. Defender Stumbles, mentre ci sono anche tanti teschio spinta, soprattutto nella prima pagina. Sì, doppia spinta, quante ne ho viste doppia spinta, tristezza. E quelli sono brutti. Sì. Ok, guardiamo anche un attimo allora le statistiche che mi dicevi. Sì, esatto, perché volevo vedere appunto... Allora, quante case inflicted? Kills, due kills inflicted? Ah sì, perché una era della palla di fuoco e l'altra del campo, forse? Sì, quelle ovviamente non contano. No, il campo no. Il campo non credo. Neanche la palla di fuoco. Palla di fuoco, esatto. No, sì, non mi ricordo se si era uccisa facendo un dodge. Non credo. Si è infortunata forse facendo un dodge. Invece è morta. La palla di fuoco. No, una è morta sullo scatto. Quindi una con lo scatto, una con la palla di fuoco e le altre due l'ha uccisa il giocatore, sono segnate qua. Sì, comunque l'arbitro Corbuti ha fatto 6 injuries in tutto e quindi 2 e 2, sì. 2 kills e 2 se le fa. 4 case, no, sono 4 case, 2 morti, più quelle che si è inferto da solo e con la palla di fuoco, no, con la palla di fuoco scusa, era l'altra, più quella che si è inferto da solo scattando. Certo. Di là abbiamo e di là invece abbiamo una ferita, una case e una kill. Sì. E poi nella pagina 2 due... non mi ricordo la case, però nella pagina 2 ci sono i KO. L'ha fatta su un Chaos Warrior, forse la case. Non mi ricordo bene. Può essere. È stata una partita confusa. Sì, capo sostenuti 2 e 6, ovviamente che qua pendiamo tantissimo dalla parte del totale delle case 8 per le Amazzoni, quindi sono 4 morti, 4 feriti. E intanto grazie per il follow, Dante. Grazie mille. Totale di 3 morti sostenuta perché uno ci ha fatto l'apo, ci ha buttato l'apo. Sì. E di l'altro, là esatto, l'altro era la... palla di fuoco no, perché quello lo conta la palla di fuoco, due quello inflitte. Lo conta sì. Due inflitte, una palla morti. Di fuoco sì. E uno scatto sì. 4 morti. Quindi, meno l'apo, esatto, 4 meno 1 3 cioè. E una di là e boom, okay. Direi che ci ha reso un po' l'idea anche questa cosa qua delle statistiche. Ok, allora sì, beh, qua comunque ho fatto un sacco di punti esperienza e sta player points, arbitri cornuti questa partita 5, 7, 6, 13, 15, 19, 21, 23 sta player points. È buonissimo. Non so se terranno le squadre, quindi questo è relativo, però sì. Ma Filippo, già che sei in chat e ci senti, intanto benvenuto Filippo, che è il giocatore del caos. Ma puoi tenerti la stessa squadra o ve ne fate di nuove, ne rollate di nuove? Vediamo se... arriva dopo 5-10 secondi. È chiaro. Nuovi. Allora, tutti con nuovi TV. Bene, sì, queste qua erano squadre. La finale della terza stagione era questa, ok. Buona sapersi. La quarta con nuovi team. Dai, allora. Vabbè. Sono morte per lo spettacolo. E in lode a Nunfall, dai. Che sfiga maledetta, ragazzi. Però bellissima partita da vedere, eh. Veramente bravi tutte e due. Sì, è stata bella e piena divertiti. Di colpi di scena. Sì. Siamo divertiti. Anzi, se giocate qualche altra partita di Lega, ditecelo. Se potete cercate di giocare prima delle 23, magari se... va bene che è sabato, però lo so che abbiamo tutti gli impegni, però se riuscite a giocare prima, tipo di solito
L'orario ideale è quando si inizia verso le 9, le 21. Ovvio che con figli, famiglia, tutto il resto, cioè ci mancherebbe. Però se riuscite, ditecelo, ci fate un favore. O anche prima, magari alle 7, ci si mette d'accordo. Comunque, se giocate qualche partita di Lega, ditecelo, che così ci organizziamo e magari streamiamo qualche altra vostra partita. Nel frattempo, ovviamente, come diceva Filippo, cercate di mettere dei nomi per le quali io possa streamare un match, perché ovviamente se ci sono nomi troppo o insulti o sessisti o quelle cose lì, diciamo che per streamare un pochettino di mainstream ci va. Quindi tutti i nomi belli fantasy, belli spiritosi, divertenti, non esagerate con i nomi, mi raccomando, ditelo anche ai vostri compagni se vogliono che li almeno se vogliono che li commentiamo qualche partita, insomma, di stare tranquilli con i nomi, ecco. Ho capito, Dante. Ho capito benissimo. Sì. Ah, siete stati buoni col nome, No, dice che è dato che il nome della sua squadra lo ha spiegato in questa eh? Vabbè, partita. ma quello, il nome della tua squadra era azzeccatissimo. Non ti si può dire nulla, guarda. Quindi, bene, avete anche una giocatrice nuova, ma nel senso, sarebbe la frase che potrebbe dire un necromante in una squadra di undead, dato come è andata la partita delle Amazzoni. Abbiamo anche una giocatrice nuova. Però in realtà, insomma, dai. No, sono contento ragazzi. Continuate così, è una bella lega, è stata una bella partita. E che ne dici, Lanz? Comunque bella da vedere. Sì, è stata molto interessante, comunque giocata a un buon livello e quindi ci siamo trovati bene a commentarla e a vedere un po' tutto quello che si poteva fare e a teorizzare. Quindi grazie No, dell'opportunità. vabbè, Dante si dice, no, purtroppo non siamo pro, però in realtà non avete giocato una brutta partita. Allora, sono delle scelte, no, da fare sul campo di Blood Bowl. E poi è ovvio che è facile, cioè, voi dovreste vedere come gioco io. Cioè, quando commento magari dico anche delle cose condivisibili, no? Perché qua tra i due è Lanz, quello pro, che sta nei playoff, quindi adesso non mi puoi dire che non sei pro, perché stai nei playoff di CCL Buona. 37-5 con gli ogre. Quindi, Vabbè, cioè, cavolo. allora, va bene tutto, però, però a parte questo, vabbè, nessuno di noi è pro, nel senso che comunque è fatta di scelte, no? La vita del Blood Bowl, ed è molto facile, ovviamente, per noi che commentiamo, dire: ah, oh, no, beh, io avrei fatto di qui, avrei fatto di lì. Poi, ovvio, quando c'hai 3 minuti di tempo per prendere una scelta, e magari ti accorgi anche di aver sbagliato, però ormai sei andato, cioè, cosa fai? Quindi no, cioè, per me è stata una partita veramente godibile, e come dicevo, mentre voi giocavate a Lanz, molto meglio della semifinale di CCL Nani contro Elfi Silvani, sinceramente, devo essere. Mi sono divertito molto 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 di più, e Anche come me, io. sì, anche come me penso anche tutti quelli che vi hanno seguito, ragazzi. Sì, si vede che giochi gridi e avrei paura di incontrarti nel momento, nella partita in cui ti tengono i dadi, perché giochi talmente gridi che se ti va bene tutto, ammazzi le squadre. Quindi sì, è vero, Dante. Sì, è vero, è vero, è vero. E niente, cosa salutiamo? Sì, salutiamo, sì, è vero, mi avete fatto divertire un sacco con tutte le morti, io purtroppo sono un fervente fedele di Nuffle, quindi comunque. Però dai, mi avete fatto divertire in generale, devo essere sincero. Complimenti. Anche a Niente, me, Tony. ragazzi, dai, allora noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Presto, voi seguiteci ovviamente anche sul canale YouTube per vedere tutti i replay delle partite. Venite sul canale di Telegram, Filippo, dai a Dante anche tutti i link del canale di Telegram che sono passati comunque durante la chat di questa serata, così siete sempre aggiornati. Seguiteci sulla pagina Facebook se avete Facebook, altrimenti comunque sul canale Telegram diciamo tutte le date delle partite che andiamo a streamare, e se per caso facciamo qualche live improvvisa diciamo anche quello. E con questo direi che vi salutiamo. Io ti auguro una buona serata, Lanz. Anche io a te, Spe, e alla prossima a tutti. Ciao! Ciao ragazzi, buona serata a tutti, buonanotte, ciao ciao!